Intanto io colgo l'occasione, come sempre, per ringraziare i nostri relatori. Oggi avremo la dottoressa Dorella Franchi. Ciao Dorella, eccoti qua, dell'Istituto Europeo di Oncologia, e il dottor Luca Savelli di Forlì, dell'ospedale di Forlì. E abbiamo già avuto il privilegio di averli come nostri relatori, quindi li ringrazio per nuovamente portare il loro preziosissimo apporto, la loro preziosa esperienza per dedicarci un sabato mattina, per parlare di argomento che noi tutti clinici dobbiamo affrontare, starei per dire quasi quotidianamente. Comunque è uno dei problemi clinici più frequenti che il ginecologo deve affrontare, e cioè gli aspetti ecografici e la diagnosi differenziale delle masse uterine. Eccola. Allora, eccoci qui, ecco, abbiamo finalmente il privilegio di averti fra di noi. Ben arrivata la professoressa Antonia Testa del Policlinico Gemelli, che modererà l'incontro e che quindi potrà portare il suo contributo critico nella valutazione delle presentazioni, delle immagini, potrà integrare a suo piacimento l'argomento del giorno. Io ho avuto nella tesa, ho già avuto modo di presentare il titolo ai relatori, per cui passo direttamente a te, Antonia, la moderazione dell'incontro. Buon lavoro e buon ascolto a tutti quanti. Benissimo, grazie mille, professor Vercellini, grazie infinite. Sembrava ci fosse qualche cosa nell'aria che mi impedisse di essere qui. Pensate che sono collegata dal telefonino, ho provato in tutti i modi dal computer, ma sono molto felice. Non perdo tempo nel fare introduzioni generali, solo ci tengo a dirvi che oggi affrontiamo un argomento che ancora è estremamente aperto a livello mondiale, soprattutto per quanto riguarda la diagnostica. Per cui oggi abbiamo qui due persone che ci vogliono regalare, sono sicura che lo faranno, trucchi del mestiere per capire dove siamo e dove possiamo, quali passi possiamo ancora percorrere nella ricerca scientifica. Allora, partiamo in questa avventura. La parola, Luca, a te, o a Ciao a Dorella. tutti. Eccoci. Ciao a tutti. Intanto condivido lo schermo. Permettetevi solo di dire che è veramente un onore per me poter portare quel poco che so in questa sede. Datemi giusto conferma che vedete che Sì, sono. Sì, ok. vediamo. Adesso la metto a tutto schermo. Perfetto, vediamo. Ok, perfetto. Dicevo, è un onore essere qui, è un grande piacere, e quindi ringrazio il professor Vercellini e ringrazio Federica Ottolini e Agnese Donati per la preziosissima collaborazione tecnica di questi giorni, di ieri, e la pazienza di ieri, perché avevo problemi di connessione. Dunque, il mio compito è quello di introdurvi alla problematica della diagnosi differenziale e poi quindi anche della gestione delle masse uterine, e di con voi valutare gli aspetti ecografici di quelli che sono miomi ecograficamente atipici, mettendo in evidenza i trucchi del mestiere per riconoscere questi da varianti di miomi e da masse maligne uterine. Bene, come è già stato anticipato, molto si sa, ma anche poco si sa di questa condizione estremamente prevalente nella popolazione femminile. Si ritiene che i miomi siano il tumore benigno più prevalente, più comune nella razza umana, e diciamo, studi di prevalenza, li vedremo, sono abbastanza variabili nei numeri, però si ritiene che il rischio nel corso della vita di una donna di sviluppare almeno un fibroma sia ragionevolmente attorno almeno al 60-70%. Questi possono essere asintomatici oppure determinare condizioni
cliniche che rendono la vita impossibile a una grossa fetta di popolazione femminile. Si sa che non tutti però danno sintomi, sono apparenti dal punto di vista clinico, ma che se si stima approssimativamente che un quarto di questi diano sintomi, in un quarto di questo quarto di casi le donne devono rivolgersi al medico per ottenere un qualche trattamento medico o chirurgico della loro condizione. Quindi insomma, è una grossa fetta di donne che si rivolge al medico perché i fibromi riducono la qualità di vita. Sono del resto la maggiore indicazione all'isterectomia totale. Quello che si sa dei miomi da un punto di vista genetico è intanto che sono tumori benigni, quindi sono monoclonali. La stragrande maggioranza di questi hanno una genetica monoclonale e che costituiscono una famiglia estremamente varia, anche da un punto di vista anatomopatologico e da un punto di vista dimensionale, questi possono essere di pochi millimetri o occupare tutto l'addome. Ecco. La maggior parte si presentano multipli, più raramente sono masse singole. Esistono diverse questioni aperte, domande irrisolte o solo parzialmente risolte. Intanto non è ben chiara quale sia l'incidenza per anno nella donna e se ci sia un effetto dell'età e quale questo sia nel determinare una diversa incidenza dei miomi uterini. Vi ho accennato a che anche la prevalenza ha molti punti di domanda, perché i pochi studi che riportano la prevalenza sono studi eterogenei in cui la presenza dei miomi viene valutata in diversi modi, dalla vista ginecologica agli esiti della chirurgia oppure metodiche per immagine come l'ecografia o la risonanza magnetica. Non è ben chiaro quali e che peso abbiano i fattori di rischio putativi, qual è il tasso medio, la velocità media per anno di crescita dei miomi, se sia possibile veramente una loro scomparsa o una riduzione del volume, in che percentuale questi possano ridurre il volume una volta che venga meno l'effetto degli estrogeni. Ecco. Allora, se dobbiamo essere sintetici, occorre per forza rifarsi a quei pochi lavori, e direi anzi questo è l'unico lavoro, una sistematica review di tutti gli articoli pubblicati fino al 2017, che tra l'altro è stata anche commentata dal professor Vercellini. È una review sistematica, quindi diciamo è una sorta di somma di tanti lavori, 60 lavori, pubblicazioni incluse in questo, è per forza un articolo che dà risultati spuri, molto eterogenei, perché erano eterogenee le ricerche incluse. Ecco. Sostanzialmente si trattava di ricerche con criteri di inclusione diversi, tipologie di ricerche differenti, singoli centrici, multicentrici, casi controllo, così come erano diverse le metodiche per far diagnosi dei miomi. Alcuni lavori riportavano incidenze, prevalenze di miomi autodichiarati, in cui le pazienti riferivano di sapere di essere portatrici di fibromi, in altri casi venivano valutati gli uteri con l'ecografia, oppure si prendeva in considerazione l'esito dell'esame chirurgico o anatomopatologico, così come le metodiche di valutazione del rischio erano estremamente differenti, metodiche statistiche, eccetera. Ma pur con questi numerosi limiti è possibile intanto avere una panoramica di quale sia la problematica dei miomi uterini nella popolazione femminile. Ecco. L'incidenza, cioè il numero di nuovi casi per anno dei miomi uterini, è estremamente variabile. Vedete nei diversi studi, nella prima grafico qua, nei diversi studi l'incidenza variava tantissimo, da circa 570 casi per 100.000 donne all'anno fino a 3.500 nuovi casi per 100.000 donne all'anno. E sostanzialmente c'era un'omogeneità però negli studi nell'attribuire alle diverse razze una diversa incidenza dei miomi, e questo sicuramente mette in evidenza un aspetto, una patogenesi genetica dei miomi. La razza nera ha un rischio relativo di sviluppare miomi uterini che è circa 3 volte maggiore di quello della razza bianca. Per quanto riguarda la prevalenza, il numero totale di casi nella popolazione femminile, anche qui
i diversi studi hanno riportato prevalenze estremamente variabili. Vedete, dai 20-25% fino al 70%. Perché alcuni di questi, ad esempio, erano gli studi sulle donne insegnanti californiane, la maggior parte di queste era razza bianca, altre erano in nurse study con un 30% di donne di colore o ispaniche, e quindi comunque va preso in considerazione che la prevalenza nella popolazione femminile varia dal 20 al 70%, quindi è veramente alta. Se guardiamo i fattori di rischio dei miomi uterini e sommiamo una sorta di minestrone in cui tutte le verdure vengono cotte insieme, tutti i dati dei 60 lavori pubblicati fino al 2017, vediamo che la razza nera, vi dicevo, ha un rischio relativo di circa 3 volte quello della razza bianca. Gli altri fattori di rischio per lo sviluppo dei fibromi sono l'età. L'età di maggiore incidenza è la quinta decade. Infatti, una donna che è nella quinta decade rispetto a una donna che è nella terza decade ha un rischio relativo di 10 volte di avere almeno un fibroma uterino. Questo si mantiene anche nella sesta decade, dunque nelle donne che sono già entrate in menopausa. Una storia familiare di fibromi uterini self-reported, quindi una donna che riferisce che la mamma, la zia, la sorella hanno dei fibromi uterini, presenta un rischio di 3 volte maggiore, costituisce un rischio 3 volte maggiore rispetto a una donna che non ha una familiarità. Fattori protettivi sono il fumo e soprattutto, quasi unicamente, nelle donne di basso peso corporeo, basso body mass index. E questo, unitamente a dati noti circa l'ipoestrogenismo nelle donne fumatrici, ovviamente suggerisce un effetto dell'ipoestrogenismo nel ridurre il rischio della comparsa dei miomi. Fattori riproduttivi di rischio sono sostanzialmente l'età dall'ultimo parto. Più anni sono passati dall'ultimo parto, maggiore l'incidenza dei miomi. Questo per sostanzialmente qualsiasi classe di epoca di distanza dall'ultimo parto, vedete? Ovviamente uno stato pre rispetto a uno stato post-menopausale aumenta il rischio relativo, le donne in pre-menopausa hanno maggior rischio di avere dei fibromi, e la parità riduce il rischio di miomi, probabilmente perché la differenziazione delle cellule muscolari lisce dell'utero indotto dalla gravidanza è un fattore protettivo rispetto alla comparsa dei miomi. Così come sono lievemente protettivi, di poco ma significativamente, l'impiego dei contraccettivi orali e del medrossiprogesterone acetato, depo che in Italia è quasi inutilizzato, direi. Dunque, va chiarito, i contraccettivi orali non fermano la crescita dei fibromi, questa è riguardo, diciamo, l'associazione tra impiego dei contraccettivi orali e la presenza dei fibromi. L'ipertensione sembra un fattore di rischio indipendente dal body mass index e dal diabete nell'aumentare il rischio dei fibromi, così come l'impiego di molti additivi della, diciamo, nella dieta e l'impiego di alte dosi di latte di soia, questo è tipico degli Stati Uniti. Ecco. Un paradigma per quanto riguarda l'incidenza e la crescita dei fibromi lo troviamo facilmente nelle donne di colore. Perché? Perché le donne di colore, abbiamo visto, hanno un'alta incidenza dei miomi, problemi genetici. E quindi è stata studiata proprio questa classe di donne per valutare in uno studio osservazionale di popolazione quale sia il tasso di incidenza dei miomi e la velocità di crescita dei miomi. Perché sulla velocità di crescita abbiamo parecchi punti di domanda. Non sappiamo esattamente se vi sia una velocità di crescita media, se alcuni miomi crescano di più di altri. E c'è uno studio recente pubblicato sull'American Journal, questo che vi porto, in cui un ampio gruppo di donne afroamericane negli Stati Uniti tra i 23 e i 35 anni che non avevano una diagnosi precedente di miomo uterino sono state arruolate e hanno fatto un'ecografia a tempo zero e una a 18 mesi. Hanno definito la presenza di un fibroma come qualsiasi massa discreta uterina di diametro di almeno 5 mm. Bene, vi porto sinteticamente questi dati, poi passeremo agli aspetti ecografici dei miomi atipici, per dirvi che nelle donne
di colore, l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi per anno, è del 9%. Il rischio era raddoppiato nelle donne che avevano già almeno un fibroma uterino, e che i fibromi più incidenti, quelli che comparivano di più, erano quelli intramurali, probabilmente perché quelli piccoli. La media di crescita del volume per anno era dell'89% e hanno dimostrato una relazione della velocità di crescita in base alla dimensione dei fibromi. I fibromi più piccoli, quelli sotto i 10 mm, avevano un tasso medio di crescita del 200% in volume. Quelli sopra i 20 mm avevano una crescita minore del 100% e quelli più grandi ancora, quelli sopra i 4 cm, crescevano ancora di meno. In 18 mesi hanno valutato in donne in età fertile, ricordo, fino ai 35 anni, che anche una riduzione del volume in alcuni fibromi, nell'11% dei miomi. Questa riduzione era indipendente dall'età. Qui si potrebbe questionare se l'accuratezza dell'ecografia poi fosse così alta, ma insomma è riportato che circa un decimo dei fibromi anche in età fertile possa ridursi in volume. E poi al follow-up, un quinto dei fibromi piccolini sotto i 10 mm non risultavano più visibili all'ecografia a 18 mesi. In questa tabella vedete sinteticamente riportata la velocità di crescita, la crescita del fibroma, in relazione alle dimensioni di base a tempo zero del mioma. Vedete che più era grande il fibroma, minore era la velocità di crescita. Dunque i fibromi che crescevano di più erano quelli più piccoli. Bene. Se dobbiamo sintetizzare, concludere una grossa mole di dati, ma in parte ancora incerti, limitate da problemi metodologici, diciamo così, circa l'epidemiologia dei miomi, possiamo dire che la prevalenza reale dei miomi è solo in parte conosciuta. Quello che sappiamo è che è estremamente varia, dal 5 al 70%, e che il lifetime risk di una donna è di almeno il 50%, 60% di sviluppare almeno un fibroma. Esistono grandi variazioni nei gruppi razziali, e che l'anamnesi riproduttiva e condizioni patologiche come l'ipertensione hanno un effetto nel determinare l'incidenza dei fibromi. Probabilmente, quasi certamente, non tutti i fibromi vengono diagnosticati né con la visita ginecologica né con metodiche di imaging. Probabilmente circa il 50% dei miomi sono dimostrati clinicamente, no, perdono, sono rilevabili, ecco, e non tutti sono sintomatici, anzi, poiché è difficile correlare la presenza di un mioma con un determinato sintomo, la menometrologia, le irregolarità mestruali, la sterilità, faccio per nominare solo alcuni che più comunemente vengono associati alla presenza dei fibromi, probabilmente una quota minore dei fibromi viene diagnosticata. Ed è ancora più difficile valutare quale mioma meriti una chirurgia per la loro rimozione. Bene, lascerò poi a Dorella introdurvi i concetti sui sarcomi, ma sostanzialmente si può chiedere: è importante differenziare i miomi dai sarcomi? Bene, questo è cruciale per la sopravvivenza. I miomi sostanzialmente possono essere gestiti conservativamente. Oggi abbiamo un ampio spettro di possibilità, dalla miomectomia atomica, scopica, l'embolizzazione, il trattamento a radiofrequenza per i miomi. Mentre i sarcomi uterini, che sono poco chemosensibili, poco radiosensibili, hanno una sopravvivenza che è legata alla tempestività della rimozione dell'utero e richiedono un'isterectomia totale immediata appena il sospetto diagnostico venga posto. Per questo una diagnosi differenziale accurata e preoperativa, pre-chirurgical counseling, è cruciale ed è sempre più richiesta dalle pazienti e dai colleghi. Bene, a questo punto ci si può chiedere come differenziare i miomi dai sarcomi. Questi hanno purtroppo sintomi identici: massa palpabile, sanguinamenti anomali e sintomi da compressione, gonfiore, distensione dell'addome. I sintomi sono comuni, sono identici ai miomi e sarcomi. Non esiste alcun test di laboratorio che sia sensibile e specifico per i miomi. È stato proposto la lattico deidrogenasi, il rapporto tra neutrofili e linfociti, ma questi non hanno un valore
clinico, possono essere utilizzati nell'ambito di ricerche, ma poiché la loro sensibilità e specificità è piuttosto bassa e non si sa quale sia la predittività di questi test di laboratorio, sconsiglio il loro impiego nella diagnosi differenziale delle masse uterine. Sappiamo che la biopsia endometriale o la biopsia della massa sono inaccurate, hanno una sensibilità attorno al 30%, un po' più alta per i carcinosarcomi, che del resto oggi sono inclusi nella classe dei carcinomi uterini e non dei sarcomi, ma sicuramente troppo bassa per essere impiegati nella routine clinica. Così come è inaccurata purtroppo l'esame istologico estemporaneo di una massa in genere grande, che richiede l'esame istologico molto molto tempo. E del resto non è facile neanche per i patologi. Sappiamo che è una diagnosi difficile in cui esiste una variabilità interosservatore, per quanto i criteri sono ben definiti, a meno 10 figure mitodiche per campo ad alto ingrandimento, la necrosi coagulativa, il pleomorfismo dei nuclei, ma esistono difficoltà anche legate, anche per i patologi, ai varianti dei leomiomi, cioè a quella classe di condizioni, di entità anatomopatologiche che sta tra il mioma benigno e il franco sarcoma. Esistono leomiomi cellulati, leomiomi cosiddetti mitoticamente attivi, quelli con nuclei bizzarri ma benigni, esistono gli stump, esiste una classe intermedia che rende la vita difficile, complica il lavoro anche agli anatomopatologi. Sono state proposte diverse metodiche di imaging, sostanzialmente la risonanza magnetica nucleare, di cui diciamo sostanzialmente abbiamo a disposizione alcuni lavori, pochi e quasi tutti retrospettivi, in cui la diagnosi differenziale dei miomi dai sarcomi è stata messa in evidenza con alcuni criteri alla risonanza magnetica. Non sappiamo della risonanza magnetica, se applicata routinariamente a tutte le masse uterine, quale sia l'accuratezza diagnostica. E del resto la riproducibilità dei criteri radiologici non è mai stata valutata in gruppi di ricerca o clinici diversi da quelli che hanno proposto i criteri che vi ho messo in rosso. Ecco. Per quanto in casi diciamo emblematici sia piuttosto facile alla risonanza magnetica sospettare, se non diagnosticare, la presenza di una massa uterina sarcomatosa e non miomatosa. Ecco. Ma non è questo il punto della relazione. L'ecografia transvaginale è sicuramente la metodica di imaging che viene utilizzata per prima, perché è ampiamente disponibile ovunque, facile da eseguire e ha un'elevatissima risoluzione di contrasto e spaziale che consentono uno studio molto fine delle caratteristiche ecostrutturali e Doppler di qualsiasi massa, nello specifico di una massa uterina. È possibile con l'ecografia, potendola ripetere, anche valutare i cambiamenti nel tempo delle masse, così come delle cisti, delle masse uterine, e questo è un parametro che è possibile solo con l'ecografia transvaginale, perché per le limitate risorse che in qualsiasi paese esistono, è difficile, se non impossibile, valutare le modifiche di una determinata massa alla risonanza magnetica nel tempo. Sappiamo per certo che l'ecografia transvaginale ha un'ottima accuratezza nella diagnosi differenziale fra leomiomi e adenomiosi, e questa è riportata. Lo svantaggio, ma anche la perla dell'ecografia transvaginale, è che è molto operatore dipendente. E quindi parlare di ecografia transvaginale significa trattare un argomento che fornisce accuratezze diagnostiche estremamente diverse in mano a operatori diversi. Vi mostrerò adesso una carrellata di immagini e video ecografiche di miomi atipici ecograficamente, intendendo con questo termine, con questo aggettivo, i miomi benigni dal punto di vista
istologico che si presentano con reperti ecografici inusuali. Inusuali rispetto a quelli che sono quelli tipici dei miomi uterini che il MUSA ha definito e che sono sostanzialmente masse solide, ovoidali o sferiche, ben capsulate, ben circoscritte da piano di clivaggio che li differenzia dal miometrio adiacente. La maggior parte dei miomi tipici ecograficamente si presentano come masse ipoecogene e mostrano coni d'ombra posteriore, perché questi attutiscono il passaggio degli ultrasuoni di più del miometrio circostante. E infine, al Doppler mostrano una vascolarizzazione modesta, in genere più spiccatamente periferica che intralesionale, e in genere minore rispetto a quello del miometrio sano adiacente. Ecco, quindi esistono reperti tipici in bianco e nero e tipici al Doppler. Più comunemente i miomi uterini hanno un color score di 2, color score sapete che è quella valutazione soggettiva semi-quantitativa della quantità di flusso dentro una cisti o una massa uterina, e va da 1, niente vascolarizzazione, a 4, abbondante vascolarizzazione. Più comunemente i miomi uterini hanno un color score di 2 e una distribuzione più prevalentemente circolare. Bene, ora io ho provato a pensare, mentre facevo questa relazione, a quali siano le regole che nella mia esperienza personale seguo nella valutazione delle masse uterine, nella loro diagnosi differenziale e quindi nel counseling della paziente, per distinguere quelle benigne, più certamente miomi classici, da quelli che hanno un concreto rischio di essere maligne. Ecco. E allora ho, in estrema sintesi, condensato una serie di ragionamenti ecografici e clinici in questa regola che vi propongo. Prendetela con le pinzette, è un'invenzione mia, ok? Che però, utilizzando un acronimo, che però è utile per memorizzarlo. Sicuramente controllo, guardo, cerco se le masse uterine hanno dei confini ben definiti, i borders, perché una massa che cresce in maniera espansiva, quindi una massa benigna, forma, schiaccia il miometrio adiacente e forma una pseudocapsula che, se non interamente, in gran parte è identificabile, mentre una massa maligna che ha un comportamento infiltrativo e distruttivo non mostra una pseudocapsula. Un'altra cosa che guardo è l'endometrio accanto o vicino alla massa uterina, per il motivo di cui sopra. È molto più facile che un mioma uterino, per quanto possa comparire con caratteri bizzarri, mostri la presenza di un endometrio ben definito, mentre un sarcoma più spesso o origina dall'endometrio, come i sarcomi dello stroma endometriale, o lo distruggono come gli adenosarcomi o i leiomiosarcomi. E quindi è più facile vedere chiaramente un endometrio in una massa uterina benigna. E se sta per shadows, cioè coni d'ombra posteriori, i miomi uterini hanno più spesso, e questo lo dimostrerà, ve lo racconterà anche Dorella Franchi, ed è noto da anni, i miomi uterini hanno più spesso un cono d'ombra posteriore. Quando assente è un, diciamo, un segno ecografico suggestivo della possibile presenza di una massa maligna uterina. E infine, la parte grossa, la valutazione dell'ecogenicità del mioma. Vi mostrerò questa nei video successivi. Occorre valutare se la massa solida uterina abbia un'ecostruttura omogenea, quindi probabilmente una natura omogenea, oppure sia disomogenea, se vi siano aree cistiche. Queste sono il dato più importante. Sappiamo che la prevalenza delle aree cistiche è fino al 40% nei leiomiosarcomi. Possono essere presenti anche nei miomi, ma nel mioma tipico non sono presenti. Possono essere presenti nei miomi atipici ecograficamente, ma le aree cistiche dei miomi in genere hanno un aspetto piuttosto ben riconoscibile dalle aree cistiche dei sarcomi. E l'aspetto del color score, sia la quantità ma anche la distribuzione dei vasi ematici nella massa uterina. Bene, vi dicevo, vi mostrerò i miomi atipici ecograficamente, sono quelli che hanno caratteristiche inusuali, strane, e che pongono diagnosi differenziali, problemi di diagnosi differenziale con adenomiosi, con i sarcomi, con gli stump, e così come problemi di counseling e di gestione.
Potremmo pensare di rimuovere tutte le masse uterine con caratteristiche atipiche, ma questo porterebbe a un eccessivo overtreatment con un numero di isterectomie non necessarie anche in donne molto giovani. Mentre non operare tutte significherebbe probabilmente mancare il rischio di mancare un sarcoma. Tengo a sottolineare che non vi parlo di questi, non sono i miomi atipici alla istologia, sono miomi atipici all'ecografia. I miomi istologicamente atipici sono una categoria di masse molto complesse che hanno sostanzialmente alcune caratteristiche istologiche dei sarcomi, ma non tutte per essere incluse nei sarcomi. Ok? Quindi non confondiamo le cose. Ecco alcuni esempi di miomi ecograficamente atipici. Sicuramente la presenza di un'area cistica conferisce al mioma, diciamo alla massa uterina, l'aggettivo atipico. Le masse cistiche, le aree cistiche possono essere rilevate anche nei miomi uterini. Sono più spesso aree ben definite, come in questo caso, ok? Come in questo caso qui. Più spesso il contenuto è anecogeno, può anche essere diverso, ma più spesso è anecogeno. Più spesso sono singole e non multiple le aree cistiche dei miomi benigni. E più spesso sono contenute dentro una massa che ha tutte le altre caratteristiche per essere un mioma, quindi la pseudocapsula, la crescita espansiva, la presenza dell'endometrio, lo vedete, una scarsa vascolarizzazione prevalentemente periferica. Qualche volta le aree cistiche sono un pochino più irregolari, ma vedete anche in questo caso, anche questo era un mioma, tutti questi che vi faccio vedere sono miomi, e anche in questo caso l'area cistica è singola e la massa è poco vascolarizzata. Qualche volta l'aspetto del liquido all'interno è ipoecogeno, avete smerigliato come in questo caso, la diagnosi differenziale con un adenomioma cistico è un po' più difficile, se non impossibile. Ma alla rimozione e all'esame istologico questo è risultato essere un mioma, mioma cistico. Ecco, qualche volta la natura fa le cose veramente bizzarre e le aree cistiche sono veramente inusuali, vedete questa, ma se volete anche in questo caso di moltitudine di aree cistiche o di un'area cistica con tanti set all'interno, fermo i video, vedete che è contenuto dentro una tumefazione con una pseudocapsula ben definita e una crescita espansiva rispetto al resto del miometrio, e se volete si può intendere come una singola area cistica ben definita. Vedete che non ha un aspetto che io definisco strappato, ma questo è proprio un mio aggettivo. L'aspetto strappato, del miometrio strappato, è quello dei sarcomi. Non ve lo mostro, sicuramente vi mostrerà questo aspetto delle aree cistiche dei sarcomi uterini la dottoressa Franchi successivamente. Questo è un altro caso di un mioma cistico interamente endocavitario, un G0, con un'area cistica grande interna e una notevole vascolarizzazione periferica che un amico, il professor Uccella a Verona, ha un mese fa operato e di cui mi ha mandato l'istologico. Anche qui era un'area, diciamo, una massa mesenchimale, uterina, contenuta dentro la cavità uterina, e si è deciso di fare un'isteroscopia, una miomectomia resettoscopica, e perché si è ritenuto basso il rischio di malignità di questa massa, tra l'altro una donna giovane che cerca una gravidanza, e l'esame istologico ha confermato essere un comune leiomioma uterino. Sebbene l'aspetto ecografico fosse tutt'altro che comune, similmente vedete questa massa qua, in parte endocavitaria, cistica, contenuto ipoecogeno, anche questo era un mioma uterino. Ricordate, la T di BEST è la texture, quindi la valutazione dell'ecostruttura della massa. La maggior parte dei leiomiomi hanno un aspetto ipoecogeno, ma qualcuno non è così. Quando uniformemente iperecogeni, come in questo caso, occorre sospettare la presenza di un lipoleiomioma. Questo è un altro caso. I lipoleiomiomi sono sostanzialmente miomi costituiti da tessuto adiposo maturo. Io non amo in questi utilizzare
il termine degenerazione, perché il termine degenerazione richiama qualcosa che possa avere un rischio neoplastico, ecco. Per quanto tradizionalmente si è parlato dal punto di vista istologico di degenerazione grassa, degenerazione rossa per alcuni miomi, ma questi miomi esiste una percentuale molto bassa, ma vi capiterà di vederne o vi è sicuramente capitato, di miomi così francamente iperecogeni. Vedete, questi non hanno un cono d'ombra posteriore perché non attutiscono gli ultrasuoni ed è tipico dei lipolieomiomi. Se la diagnosi differenziale si vuol fare con un'area calcifica di un fibroma, un'area calcifica di queste dimensioni sempre induce la produzione e la formazione di un cono d'ombra posteriore, mentre un lipolieomioma non lo forma. Ecco. Potete trovare anche dei tralci di vasi dentro il lipolieomioma, non è solo un sacchettino di tessuto adiposo maturo, come in questo caso qua. Vedete che questo era un utero, vi ho messo questo video perché vi mostro un utero con diversi miomi, la maggior parte di questi ipoecogeni, e poi ce n'è uno fortemente iperecogeno che all'analisi con Doppler, forte ingrandimento, mostra dei tralci ematici, dei vasi all'interno. Si trattava di un lipoleomioma. Questo video ve l'ho messo perché sarà capitato a tutti di accogliere pazienti che riferiscono di avere un mioma uterino voluminoso e di essere state trattate per molto tempo per questo mioma uterino. Ecco. Qualche volta capita che una adenomiosi focale, magari a tutto spessore nella parete del miometrio, ma più marcata in una delle due pareti, determini una simmetria tale che a un'ecografia un po' frettolosa, un occhio non proprio esperto, richiami la presenza di un mioma. E del resto nell'adenomiosi c'è un grado variabile di iperplasia e ipertrofia del tessuto muscolare liscio attorno alle isole di endometrio, per cui un certo grado di somiglianza anche istologica tra adenomiosi e leiomiomatosi esiste. Bene, questa è chiaramente, francamente, una adenomiosi diffusa e a tutto spessore della parete anteriore. Si riconoscono tutte le caratteristiche ecografiche, le strie ipoecogene, le aree cistiche, la disomogeneità, l'ispessimento del miometrio e il confine endometrio-miometriale mal visualizzabile. Ecco. Quello era l'unico caso, questo qui, pardon, torno indietro, di adenomiosi. Tutti gli altri che vedete sono miomi. Una menzione a parte, e vado, giungo verso la fine della mia relazione, una menzione a parte merita sicuramente la valutazione del color score, della quantità di flusso ematico dentro la massa, non solo della quantità, ma aggiungo anche della distribuzione dei vasi ematici. Questo perché sostanzialmente tutti gli studi sui sarcomi uterini dimostrano che i sarcomi rispetto ai miomi hanno un color score mediamente più elevato, sia i primi lavori di Aviram, della dottoressa professoressa Exacustos, che il lavoro della Manuela Ludovisi, che poi vi verrà, penso, mostrato da Dorella Franchi, ma insomma è logico da un punto di vista biologico e dimostrato scientificamente che masse uterine mesenchimali ipervascolarizzate hanno un certo rischio di essere sarcomi, che comunque vi sia una significativa differenza nel color score tra i miomi e i sarcomi. Dunque, capita sempre più spesso nella pratica clinica di tutti noi di ricevere pazienti come questa che vengono inviate per un parere ecografico per la presenza di una massa uterina che ha un aspetto ecografico bidimensionale in tutto e per tutto riconducibile a un comune benigno fibroma uterino, ma che all'analisi Doppler, magari in menopausa come in questo caso, mostra una spiccata insolita vascolarizzazione. Ok? Vascolarizzazione di 4. Vedete, questo era un utero con un endometrio sottile, una donna in menopausa, una massa uterina asintomatica di recente riscontro, punto di domanda. La donna non aveva mai fatto visite o non le aveva fatte recentemente. Al Doppler il collega aveva notato una insolita vascolarizzazione. Si trattava di un mioma comune, un mioma uterino.
altri casi simili. Anche questa è una paziente che mi è stata inviata per valutazione dell'opportunità di un trattamento chirurgico di una massa uterina in parte endocavitaria, una donna desiderosa di prole a 40 anni, una massa uterina che ha in tutto e per tutto aspetti ecografici riconducibili a un normale comune mioma, vedete i coni d'ombra, la pseudocapsula, le costrutture ipoecogena, vedete l'endometrio, lo vedete bene, vedete come cresce in maniera espansiva e il miometrio attorno è sano, ma poi all'analisi Doppler vedete una insolita spiccatissima vascolarizzazione del mioma della massa miometriale rispetto al miometrio adiacente. Ecco, questi sono casi benigni, erano casi benigni, ma sicuramente il Doppler aveva messo così preoccupazione nel collega che mi aveva inviato la paziente. Idem, un caso analogo di masse uterine riconducibili ecograficamente alla presenza di miomi, ma poi molto vascolarizzate, molto vascolarizzate all'analisi con il Doppler bi e tridimensionale. Considerate la possibilità della presenza di una vascolarizzazione spiccata, perché questo dipende dalle caratteristiche biologiche. I miomi sono tutti diversi, la quantità di vascular endothelial growth factor, PDGF, prodotti dalle cellule leiomiomatose che inducono la neoangiogenesi, è diversa da caso a caso. Vi porto, collegandomi a questa problematica, un lavoro che è in corso di pubblicazione su Ultrasound di un gruppo di colleghi italiani del gruppo del Caterina Exacustos, Alessandra Di Giovanni, Lucia Lazzari di Siena, in cui sostanzialmente 70 pazienti con una massa uterina sono state arruolate, valutate ecograficamente e poi rimosse. Queste erano tutte masse con un color score elevato, 3 o 4. Ora, benché questo lavoro abbia qualche punto oscuro, come ad esempio i criteri di inclusione, non è ben chiaro quante di queste masse non siano state operate e non è possibile un confronto con donne con masse uterine con color score 3 o 4 non operate, ma è un lavoro molto interessante, molto intelligente, perché, ripeto, ha valutato l'esame istologico di masse uterine reclutate solo perché hanno un color score elevato, 3 o 4, e all'istologia vedete che il 93% di questi erano benigni, ma il 7% maligni, quindi l'incidenza nel gruppo, nella coorte di donne con masse uterine ipervascolarizzate, l'incidenza di masse maligne è sicuramente maggiore di quello della popolazione generale o anche di quella della popolazione di donne che vengono inviate a intervento chirurgico. Un altro dato degno di nota è che di quelle benigne, quasi la metà erano varianti di miomi, quindi miomi cellulati, miomi benigni ma istologicamente insoliti. E c'era differenza nelle donne che poi risultavano avere un sarcoma o diciamo una massa maligna rispetto a quelle benigne, e questo era atteso. Nel 60% dei casi maligni le masse vascolarizzate erano singole, anche questo è un dato noto dai lavori precedenti sui sarcomi uterini, si sa che i miomi sono più spesso multipli, i sarcomi sono più spesso masse voluminose e singole, e vedete ancora il 60% di casi maligni, 2 su 5, avevano confini irregolari. Degno di nota, per tornare al concetto delle aree cistiche, ecco, il 40% delle masse maligne avevano aree cistiche, ma anche la metà dei miomi varianti, dei varianti dei miomi, la totalità degli adenomiomi e un terzo dei miomi tipici, istologicamente, avevano aree cistiche. Bisogna saper riconoscere dunque il tipo di area cistica, perché questa può aiutare nella diagnosi differenziale. E vedete anche qua il concetto dell'endometrio visibile, la best rule. L'81% dei miomi tipici aveva, e il 90% dei varianti aveva, nell'81%, nel 90% dei miomi, era possibile vedere un endometrio, una striscia endometriale normale, non interrotta, non infiltrata, distrutta, mentre questa era presente solo nel 40% delle lesioni maligne. Bene, io ho finito con la mia carrellata di aspetti ecografici e trucchi per la diagnosi differenziale dei miomi atipici.
Poi ho dei casi clinici di cui parlarvi. Se qualcuno, se Antonia vuole intervenire adesso, o ci sono domande, o le lasciamo in fondo, ditemi Luca, voi. Mi sembra che il club ha questo tipo di schema, che si passa direttamente alla relazione di Dorella. Sì. Poi affrontiamo insieme i casi clinici e poi lasciamo la discussione alla fine. Perfetto. Così intanto Ottimo. Il nostro cervello elabora e vediamo se riusciamo a portare a casa. Ottimo. Elementi cruciali. Ah, le chiedo solo, dottor Savalli, di chiudere la condivisione schermo. Fatto. Okay, chiudo anche perfetto. Il microfono. Grazie. Dorella, allora ti ascoltiamo molto volentieri. A te la parola. Buongiorno a tutti, un grazie infinito al professor Vercellini, anche a Federica che tanto si è impegnata, alla professoressa Testa, ovviamente a Luca per essere presenti oggi qui e condividere con noi tutte le loro conoscenze. Grazie davvero infinite. Condivido lo schermo, certo alcuni concetti sono già stati, ok, penso che riusciate a vederlo. Sì, perfetto, lo vediamo. Okay. Parliamo adesso invece appunto della versione più antipatica delle masse uterine, che sono fondamentalmente i sarcomi uterini. I sarcomi, l'abbiamo detto, sono tumori rari, ok? Rappresentano circa l'1% dei tumori del tratto genitale femminile, tra il 3 e il 7% di tutti i carcinomi uterini hanno un'incidenza per anno estremamente bassa, meno dell'1 per 100.000 per anno di tutti i sarcomi. La maggior parte dei sarcomi uterini è costituita dai cosiddetti leiomiosarcomi, che costituiscono circa il 30%, i sarcomi della stroma endometriale, 15%, e i sarcomi indifferenziati. I carcinosarcomi, che una volta costituivano il 50% del tutto, dalla classificazione WHO del 2014, fanno parte di una categoria a parte e vengono considerati più come dei carcinomi adesso che non dei sarcomi. Qual è il problema? L'abbiamo già visto con Luca. Cioè, il problema è rappresentato dal fatto che è importante una corretta diagnosi, in quanto il rischio, per quanto sia molto basso, ma il rischio di un sarcoma non riconosciuto in una donna con un presunto fibroma non è un dato trascurabile. L'incidenza dei sarcomi tra le donne che hanno un presunto fibroma è molto bassa, abbiamo detto, è fra lo 0,3, cioè 1 su 340, e lo 0,05, 1 su 2000 miomi. Però questo basso ma esistente rischio deve essere sempre preso in considerazione quando dobbiamo sottoporre una paziente o quando valutiamo una paziente con dei fibromi, soprattutto quando abbiamo intenzione di sottoporla ad una procedura chirurgica. Perché? Perché oggi sappiamo che sono molto più, sempre più diffuse procedure di chirurgia mini-invasiva con la procedura di morcellazione piuttosto che non trattamenti conservativi, dall'AIFU all'embolizzazione, e quindi la necessità di avere un metodo clinico facilmente applicabile, se possibile, se esiste, per la diagnosi differenziale delle masse uterine tra lesioni di tipo benigno piuttosto che non i sarcomi. Al momento il problema è questo, che non esistono dei criteri diagnostici scientificamente validati per la differenziazione tra le masse uterine benigne e i sarcomi in fase preoperatoria. Alla fine la diagnosi di certezza fondamentalmente è solo istologica. Possiamo sospettare, ma non ne abbiamo la certezza. E nella fase preoperatoria cosa dobbiamo fare? L'ESGO ancora nel 2016 ci suggeriva. Intanto ci sono dei fattori di rischio, li abbiamo visti anche con Luca, fattori di rischio etnici, le donne afroamericane sono più esposte non solo a rischio di fibromi ma anche a rischio di sarcomi. Pazienti che hanno avuto una precedente radioterapia pelvica, pazienti che hanno utilizzato il tamoxifene che aumenta di 3 volte il rischio di sarcoma, pazienti che hanno una storia di retinoblastoma ereditario, pazienti di età superiore ai 50 anni, quindi l'età ritorna, piuttosto che non lesioni in rapida crescita, soprattutto in donne in postmenopausa. Fare una valutazione, un assessment preoperatorio di masse uterine, l'abbiamo visto, lo esamineremo adesso in dettaglio attraverso l'ecografia come esame di primo livello, i marcatori, vedremo se sono utili, la risonanza e la biopsia endometriale. Questo è un lavoro piccolino con tutti i bias che vogliamo, un lavoro retrospettivo in un singolo centro
dove hanno confrontato 28 leiomiomi rispetto a 28 leiomiosarcomi che erano stati visti con diverse modalità da un punto di vista dell'imaging. 10 copie erano state viste ecograficamente, 10 benigni e 10 maligni, 11 con la TAC e 7 con la risonanza. Tutte le immagini sono state riviste da 6 radiologi, 3 con esperienza e 3 resident, che sono andati a valutare tutta una serie di aspetti come i margini, la presenza di necrosi, di aree di emorragia, la vascolarizzazione, presenza di calcificazioni, l'ecogenicità, e hanno espresso un parere circa la probabilità di malignità di queste lesioni. Il dato sconfortante è che l'area sotto la curva non si discostava molto dallo 0,5, quindi non c'era una grande abilità sia da parte di operatori esperti che non esperti, con qualsiasi delle tre metodiche prese in considerazione, nella diagnosi differenziale tra i leiomiomi e i leiomiosarcomi. Ma la stessa cosa l'abbiamo trovata anche in altri lavori, in review come questa review del 2019, dove sono stati analizzati vari lavori che hanno cercato di identificare e di differenziare le formazioni maligne rispetto a quelle benigne, in particolare i leiomiosarcomi rispetto ai leiomiomi. Soprattutto la maggior parte dei lavori ovviamente sono dei lavori di radiologia, quindi utilizzano la risonanza, ma il problema in tutti i casi è che esiste un overlap nelle caratteristiche sia ecografiche che alla TAC, che alla PET, un po' meno alla risonanza, tra le lesioni benigne e le lesioni maligne. Quindi non esistono dei criteri specifici e precisi che possano permetterci di fare questa diagnosi differenziale. Da qui la conclusione della necessità di studi prospettici, di studi di popolazioni con popolazioni ampie, la necessità di sviluppare dei modelli, magari utilizzando metodi di immagine computerizzata, sistemi di machine learning per cercare di migliorare la capacità, in questo caso della risonanza, tra lesioni benigne e lesioni maligne. E quindi il futuro qual è? Il futuro è oggi. Il futuro è che negli ultimi 2 anni sono stati pubblicati tutta una serie di lavori che hanno utilizzato la radiomica e i sistemi intelligenza artificiale per cercare di migliorare la performance diagnostica della risonanza, ottenendo dei risultati anche interessanti in termini di sensibilità e specificità. Ovviamente si tratta non di applicazione clinica, ma si tratta ancora di fase di studio, di fase sperimentale. Tanto più che qualche mese fa è stato pubblicato questo lavoro da un gruppo italiano, è una review, una systematic review, sono andati ad analizzare questi numerosi lavori che hanno pubblicato sulla possibilità di applicare l'intelligenza artificiale alla risonanza, ma al momento la conclusione è che gli algoritmi che utilizzano l'intelligenza artificiale sono ancora troppo complessi per poter essere trasferiti alla pratica clinica quotidiana, e quindi per il momento l'evidenza è piuttosto insufficiente per supportare il beneficio della radiomica applicata alla risonanza nella diagnostica dei sarcomi uterini. Però è solo l'inizio, stiamo parlando di quello che è l'oggi, il domani sicuramente potrà essere in questa direzione e non solo ovviamente. E dal punto di vista ecografico, c'è un lavoro estremamente interessante pubblicato dal gruppo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, da Valentina Chiappa, in associazione al Dipartimento di Fisica dell'Università di Bicocca. Hanno analizzato 70 pazienti, 20 con sarcomi maligni e 50 con patologie benigne, hanno applicato la radiomica, hanno inserito il dato, cioè una volta identificata la lesione e come dire, segmentata e disegnata, diciamo così, da parte dell'operatore la lesione, il dato veniva inserito in una piattaforma di radiomica chiamata TraceFor. La piattaforma è in grado di andare a visualizzare e identificare quelle chiamate come features di radiomica, che non sono altro che delle caratteristiche, delle informazioni, diciamo così, che la radiomica ci può dare che non sono visibili all'occhio umano, e sono centinaia. E tra queste feature, 308 sono state riscontrate come stabili rispetto alle differenti segmentazioni dell'operatore. Queste features sono poi risultate candidate per un percorso di training, di validazione e di test di diversi sistemi di classificatori con il sistema dell'intelligenza artificiale, della machine learning.
hanno applicato diversi sistemi di classificazione, il migliore ha dato come risultato un'area sotto la curva di 0,86, che non è assolutamente male, considerato il fatto che se vediamo il gruppo a sinistra delle patologie maligne, che erano 20, che erano state, consideriamo che sono tutte lesioni uterine analizzate da operatori esperti, quindi insomma siamo già a un certo livello, e che avevano correttamente classificato le lesioni maligne nel 65% dei casi, un 30% erano incerti e un 5% una paziente non era stata correttamente diagnosticata. Vediamo che il modello radiomico permette una corretta classificazione delle masse maligne nell'80% dei casi, solo un lieve miglioramento della diagnosi invece delle lesioni benigne dall'82 all'86% dei casi. È chiaro che questo è un lavoro con numeri relativamente piccoli e monocentrico, ma sicuramente pone le basi per una maggior ricerca futura, dimostrando comunque un potenziale non indifferente da parte dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel migliorare la diagnostica e nel dare una mano agli operatori nella fase di diagnostica di queste masse, considerato che erano tutte informazioni che sono state operate. Quindi abbiamo nell'ambito del modello artificiale non solo le informazioni che derivano dalla radiomica, ma anche tutte quelle cliniche, l'esame istologico, quindi tutta una serie di aspetti che dovranno essere considerati progressivamente negli studi. In attesa che arrivino questi studi, però, che cosa abbiamo adesso a disposizione? Come possiamo distinguere un mioma da un sarcoma? Il problema è che, l'ho detto Luca, non è tutto bianco, non è tutto nero. È facile distinguere un mioma quando ha proprio le caratteristiche specifiche, secondo quanto abbiamo imparato a descrivere in base alla classificazione MUSA, con tutti quelli che sono gli aspetti, adesso non sto a ripeterli, comunque Luca ce li ha evidenziati benissimo prima, rispetto a un sarcoma. Un sarcoma a volte ha proprio stampato il nome sarcoma, quando cominciamo a vedere queste lesioni con bordi irregolari, ad ecogenicità disomogenea, con la presenza di aree cistiche estremamente irregolari, disordinatamente distribuite all'interno della massa, ci sono proprio delle aree emorragiche, delle aree di necrosi, ci sono tutta una serie di elementi che ci permettono di dire questo non è un mioma, più probabilmente sarà un sarcoma. Ma il problema è proprio quello detto da Luca prima, che non abbiamo il bianco e il nero, abbiamo tutta una gamma di grigi che vanno dalle varianti normali, diciamo così, dei miomi mitoticamente attivi, ai miomi atipici da un punto di vista istologico, gli STUP, fino ad arrivare ai sarcomi. Ma stiamo nella gamma tra il grigio scuro e il nero, che è di nostra pertinenza. Gli STUP in particolare cosa sono? Gli STUP sono delle forme, diciamo così, non particolarmente cattive, in quanto non hanno tutte le caratteristiche presenti nei sarcomi. Questo lavoro del gruppo di Torino hanno analizzato le caratteristiche di 14 pazienti e quello che hanno visto e hanno riscontrato che gli STUMP presentavano quelle che sono le tre caratteristiche principali dal punto di vista istologico di queste lesioni. Cioè possono avere necrosi cellulare ma assente o lieve atipia e meno di 10 mitosi per 10 HPF, oppure possono avere una atipia da moderata a severa ma poche mitosi e assente la necrosi cellulare, oppure possono avere un'elevata attività mitotica ma in assenza di atipia o di necrosi. Hanno cercato di capire se esisteva anche come dire, delle features, delle caratteristiche ecografiche che potessero essere significative per questi STUMP, e hanno visto che nella maggior parte dei casi erano lesioni di tipo isoecogeno o ecogenicità mista, però con bordi regolari, con delle aree microcistiche o delle aree anecogene, una vascolarizzazione sia periferica che intralesionale, che poteva andare da lieve a intensa, mediamente moderata, in assenza più delle volte di coni d'ombra. Ora uno dice benissimo, allora se io ho queste caratteristiche posso fare diagnosi di STUP. Attenzione, perché non è così semplice. Questo è un caso che abbiamo avuto noi in consulenza. Come potete vedere, la lesione può avere delle caratteristiche riconducibili anche dei miomi, c'erano dei coni d'ombra, c'erano dei profili irregolari, poi una porzione centrale
comunque che ci dava, che ci permetteva di definire questa ecostruttura come disomogenea, francamente iperecogena, molto vascolarizzata. In realtà non abbiamo pensato a uno stump, abbiamo pensato forse a una forma tipica di adenomioma, quindi in realtà non esiste la possibilità di avere degli elementi patognomonici che ci aiutino francamente a distinguere lo stump, però probabilmente, siccome adesso si stanno raccogliendo questi casi, ben presto potremo avere qualche informazione in più e potremo avere qualche aiuto in più nell'identificazione di queste lesioni. Per quanto riguarda i sarcomi veri e propri, da un punto di vista della diagnosi ecografica sono stati pubblicati tanti lavori, ma il più delle volte erano dei lavori piccoli, dei case report, e non erano stati identificati delle caratteristiche che ci potessero aiutare nella diagnosi differenziata proprio per dei numeri piccoli. Ma il grosso aiuto è arrivato nella pubblicazione di questo lavoro nel 2019, un lavoro multicentrico, ci siamo trovati in 13 centri con più ecografisti per centro, abbiamo raccolto tutti i nostri sarcomi nell'arco di circa un ventennio tra il 96 e il 2016, pensate che in 13 centri, 20 anni di lavoro, 195 sarcomi sono stati raccolti, tanto per dirvi com'è rara questa patologia. Okay? Quindi con tutti i limiti di questo lavoro, perché ovviamente è uno studio di tipo retrospettivo, siamo andati a guardare tutti insieme le caratteristiche di questi sarcomi. Sono stati riconosciuti 116 leiomiosarcomi, 48 sarcomi dello stroma endometriale e 31 sarcomi indifferenziati. Cosa abbiamo visto? Da un punto di vista delle caratteristiche cliniche delle pazienti, erano nella maggior parte dei casi pazienti di età superiore ai 50 anni, anche se un 40% erano ancora in premenopausa. Il 50% delle pazienti aveva sintomi come in termini di sanguinamento vaginale, quindi più delle volte le pazienti sono sintomatiche, prevalentemente sanguinamento vaginale, ma anche dolore pelvico, distensione addominale. In un 10% le pazienti erano completamente asintomatiche. Cosa siamo andati a valutare per ciascuna di queste lesioni? Le dimensioni della lesione, se si vedeva miometrio libero, visibile, le caratteristiche della cavità endometriale e dell'endometrio, come ci ha spiegato prima Luca, l'ecostruttura, i bordi della lesione, l'eventuale presenza di calcificazione, di aree cistiche, se erano aree cistiche regolari o irregolari, il contenuto di queste aree cistiche, la presenza di iconi d'ombra e la vascolarizzazione. Abbiamo visto, la maggior parte di queste lesioni erano di grandi dimensioni, considerato che la media era di 91 mm. Nel quasi 80% dei casi queste erano lesioni ad un'ecostruttura eterogenea, e poi vedremo cosa significa. Con bordi irregolari nel 50%, con aree cistiche nel 44% dei casi, di cui la maggior parte erano poi aree cistiche irregolari. In una metà di queste pazienti comunque il miometrio era ancora visibile. Questo per quanto riguarda la definizione di ecogenicità non uniforme, cioè un'alternanza, come potete vedere in questo caso, di aree iperecogene, ipoecogene, di aree cistiche. Queste aree cistiche che sono variamente distribuite, non sono ben delimitate all'interno della lesione. Lesione che può avere anche dei margini regolari piuttosto che non irregolari, in questo caso erano polilobulati, ma tutto sommato erano ben definiti. Questo era un sarcoma comunque. Piuttosto che non il fatto di poter vedere ancora della miometrio visibile normale. In questo caso, guardate, erano delle lesioni multiple. Alcuni erano dei fibromi calcifici assolutamente normali con coni d'ombra, e questo invece più grande centrale, pur con un cercine perecogeno, pur con una calcificazione con un cono d'ombra all'interno, però era un sarcoma uterino. E ancora, più delle volte abbiamo detto che hanno dei bordi irregolari, vuol dire proprio per l'atteggiamento infiltrativo di queste lesioni non sono generalmente dotate di una pseudocapsula, ma tendono a sostituirsi al miometrio circostante, e quindi i margini sono sfumati o polilobulati quantomeno, e le aree cistiche, guardate, sono proprio stirate, sono irregolari, non sono tondeggianti e sono variamente distribuite e non confinate come quelle che ci ha fatto vedere prima il dottor Savelli. Per quanto riguarda il coloscore, sappiamo che nella maggior parte dei casi le patologie miometriali maligne hanno un coloscore tra moderato e elevato,
ma questo non significa che possano esserci lesioni raramente anche non vascolarizzate o poco vascolarizzate. Da un punto di vista, diciamo così, delle caratteristiche in base ai sottogruppi dei sarcomi che abbiamo analizzato, nella maggior parte dei leiomiosarcomi con lo score era tra moderato ed elevato ed intenso. Nel sarcoma dello stroma endometriale c'erano più spesso invece lesioni con un color score scarso o moderato, e i sarcomi differenziati, ancora una volta come i leiomiosarcomi, tendono ad essere più intensamente vascolarizzati. Altri riscontri che abbiamo osservato è che nella maggior parte dei sarcomi i coni d'ombra sono assenti o eventualmente possono essere sparsi, non sono tipici a raggiera come ad esempio nei miomi normali. Le calcificazioni sono assenti nel 90% dei casi, ma a tutti i presenti era stato chiesto in alcuni casi in tutti i casi che abbiamo osservato, se la lesione potesse avere ancora le caratteristiche di una lesione benigna. In un 14% dei casi tutti i presenti, o la maggior parte dei presenti, aveva riconosciuto nella lesione, pur sapendo che erano dei sarcomi, ancora la possibilità che potessero essere che potessero avere delle caratteristiche di benignità. Questo per farvi vedere come nei sarcomi tendenzialmente non abbiamo i classici coni d'ombra, e invece nei leiomiomi abbiamo questa distribuzione radiale dei coni d'ombra prevalentemente assente nei sarcomi. Questo era un caso che volevo farvi vedere di un sarcoma assolutamente non vascolarizzato. Vedete che non c'è, non ci sono vasi né a livello periferico né a livello centrale, ci sono dei coni d'ombra anche a raggiera da un lato, però l'unica cosa che ci aveva posto un pochino il dubbio era il fatto che non avesse dei bordi irregolari, erano molto sfumati. La paziente è andata incontro ad un intervento comunque perché era asintomatica, menometrorragia e per età, ed era un leiomiosarcoma. Il lavoro di cui vi ha già poc'anzi parlato Luca, per cui non mi soffermo, era soltanto per sottolineare come nell'ambito delle lesioni uterine intensamente vascolarizzate, con vascolarizzazione centrale e periferica, abbiamo una maggior lesioni maligne, scusate, e quindi ricordiamoci sempre quelli che sono gli aspetti che in questo caso vengono confermati, che abbiamo precedentemente osservato e che ci devono portare a considerare queste lesioni come quantomeno sospette, e quindi dedicare a queste lesioni un'attenzione particolare, un approccio chirurgico protetto. Qui volevo farvi vedere solo qualche caso, qualche esempio di questa paziente, ad esempio, che è di 69 anni, aveva marcatori negativi, la biopsia non era stata eseguita. Vediamo una lesione uterina di circa 6,5 cm. Guardate come l'ecogenicità è disomogenea, ci sono delle aree cistiche irregolari distribuite nell'ambito della lesione. Non ci sono coni d'ombra, il color score era intenso sia centrale che periferico, con margini comunque polilobulati ma ben definiti, non erano sfumati. Un leiomiosarcoma, vi faccio vedere solo qualche esempio. Questa è una donna giovane, 36 anni, con una lesione singola uterina di 10 cm, marcatori negativi, biopsia non eseguita. L'ecostruttura era stata definita disomogenea, non ha il classico aspetto fascicolato dei miomi uterini, non aveva un aspetto tondeggiante o ovoidale, ma presentava proprio un aspetto polilobulato che sembrava andare a sostituirsi al miometrio, visibile solo a livello cervicale e a livello ismico. C'era qualche cono d'ombra effettivamente, e il color score, purtroppo non ho il video, ma era stato considerato come un color score 4 sia intra che perilesionale, ed era un leiomiosarcoma. Altro caso, questa era una lesione sottomucosa piccolina in una donna di 44 anni che aveva avuto dei sanguinamenti uterini anomali. Precedentemente era stata sottoposta a una miomectomia che aveva dato un mioma ipercellulare, ma in seguito al persistere della sintomatologia viene da noi, riscontriamo ancora la presenza di questa lesione sottomucosa endouterina ovoidale moderatamente vascolarizzata,
eseguiamo una biopsia che ci dà un tumore dello stroma endometriale, motivo per cui la paziente viene sottoposta ad intervento, nonostante fosse appunto una lesione di piccole dimensioni, ma questo esame istologico ci ha portato a decidere di fare un intervento demolitivo, sarcoma dello stroma endometriale, veramente di piccole dimensioni, obiettivamente non aveva delle caratteristiche poi così diverse da un normale leiomione uterino sottomucoso. Infine, questo caso, paziente di 68 anni che giunge per sanguinamenti uterini anomali, riscontriamo la presenza di questa lesione solida cervicale di 6 cm con margini irregolari, polilobulati, con idomra sono rarissimi, ce n'è qualcuno sparso nella porzione ipoecogena, l'ecostruttura è estremamente disomogenea, non ha un aspetto fascicolato, non aveva in realtà l'aspetto di un tumore della cervice uterina di tipo squamoso, ma sembrava più qualcosa di mesenchimale. Il color score era un color score di 4 sia intra che perilesionale. La paziente va a un'indagine comunque radiologica con una risonanza magnetica che conferma la presenza di questa lesione. La paziente viene operata ed era un leiomiosarcoma cervicale. Parlando di sarcomi, che sono delle patologie estremamente rare, mi ha incuriosito l'idea comunque di farvi vedere qualcosa di estremamente raro. Parliamo di comete, parliamo di casi anedotici, qualcosa che probabilmente nessuno di noi nella vita vedrà, ma che è interessante sapere che esistono. Tra queste lesioni abbiamo i PECOMI. I PECOMI sono dei tumori mesenchimali che però hanno origine dalle cellule epitelioidi perivascolari. Sono riportati dei case report, ci sono meno di un centinaio di casi nella letteratura inglese. La caratteristica dei PECOMI è che possono essere tanto lesioni benigne quanto ad incerto potenziale di malignità, quanto purtroppo maligni. Nel caso di lesioni maligne purtroppo hanno un atteggiamento molto aggressivo con un potenziale metastatico. Nei pochi casi descritti da un punto di vista ecografico in letteratura, uno è questo dove descrivono semplicemente una lesione peduncolata con bordi irregolari ed ecogenicità eterogenea e ritorna il discorso di un color score elevato. Ma questo non è sufficiente ovviamente per fare una diagnosi di PECOM, anche perché ci sono altri PECOM descritti in letteratura con aspetti ecografici completamente diversi. Ad esempio in alto questo snowstorm pattern è stato descritto, cioè a tempesta di neve per la presenza di mintissime, numerosissime aree cistiche intensamente vascolarizzato, o quello a destra che era un PECOM cervicale del gruppo di Bologna, che da un punto di vista ecografico in bimoda poteva sembrare ancora un normale leiomioma, ma era intensamente vascolarizzato. Era giusto per nominarlo, però la diagnosi di PECOMA è puramente istologico o addirittura immunoistochimica, così come altrettanto questa lesione che abbiamo visto noi in una donna di 46 anni che era arrivata per sanguinamento uterino anomalo, la biopsia non era stata eseguita in quanto la lesione cervicoismica non permetteva il passaggio per un esame istologico. Marcatori negativi, lesioni di dimensioni 7 cm, i margini erano regolari, eterogenea, non c'erano coni d'ombra, ma quello che ci aveva preoccupato era il color score di questa lesione, per cui il paziente va a intervento chirurgico ed era un tumore uterino miofibroblastico infiammatorio, rarissimo. Sono descritti pochi casi in letteratura di localizzazioni uterine, perché sono tumori che possono localizzarsi ad esempio a livello del polmone, dell'omento, del mesentere. Tendenzialmente hanno un andamento indolente e benigno, rarissimi sono i casi, comunque non descritti a livello uterino, di lesioni particolarmente aggressive. E infine l'utrost, non per frequenza, perché comunque rispetto agli altri due più o meno si può confrontare con il PECOMA come numeri, un centinaio di casi descritti in letteratura. L'UTROST è l'acronimo di tumori uterini che assomigliano, diciamo per caratteristiche, ai tumori ovarici a cordoni sessuali. Tanto per farvi un esempio, il tumore a cellule granulosa. Sono generalmente dei tumori a bassi potenziali di malignità, cioè hanno un comportamento benigno, indolente, raramente recidivano, anche se sono stati descritti dei casi piuttosto aggressivi. Se si dovessero verificare in donne giovani, è possibile comunque proporre un trattamento conservativo, anche se con molta attenzione. Si manifestano in genere con un sanguinamento uterino e anche in questo caso non abbiamo
un aspetto ecografico tipico. Vedete al centro il clip che mi ha gentilmente dato Valentina Chiappa di un UTROST visto all'Istituto Nazionale Tumori di Milano, di una lesione fondamentalmente solida, eterogenea, intensamente vascolarizzata, ma sono descritti anche casi con un aspetto multicistico, generalmente molto vascolarizzati, se volete a sinistra, un po' può ricordare quel cheese-like aspect dei tumori a cellule della granulosa. A questo caso ve l'ho riportato, anche una volta chiaramente la diagnosi è solo istologica e non istochimica, vi ho riportato anche gli UTROST perché volevo farvi vedere il caso di questa ragazza. 34 anni, viene sottoposta a una miomectomia laparoscopica nel 2013 per un fibroma di 10 cm attraverso la morcellazione di questo fibroma che poi risulta essere un UTROST. Viene seguita quindi in follow-up con molta attenzione nel 2015 e nel 2019, ha due gravidanze esitate in due cesarei. Ad ottobre del 2021 ritorna ad uno dei soliti controlli e riscontriamo la presenza di questa piccola lesione ipoecogena vicina all'ovaio, ma mobile rispetto all'ovaio, adesa a tutto il tessuto iperecogeno che vedete adiacente a destra, che avevamo definito come probabilmente il mesoappendice. Guardando bene intorno vediamo che in realtà ci sono delle altre lesioni di piccole dimensioni, ipoecogene, molto vascolarizzate. Questa è la lesione del mesoappendice, questa è la sua vascolarizzazione in basso a sinistra e l'immagine macroscopica al momento dell'intervento, dove ovviamente riscontriamo la presenza di numerose lesioni di solidi di piccole dimensioni a livello peritoneale che vengono asportate completamente. Recidiva di UTROST dopo un trattamento fertility sparing. Perché vi ho portato questo caso? Ovviamente a distanza di 9 anni non possiamo dire che sia stato il morcellamento del suo UTROST a determinare poi una recidiva così disseminata, non è dimostrabile, però sicuramente quantomeno per ricordare una warning che era insorto e una polemica che era insorta nel 2014 da parte dell'FDA che metteva in guardia dall'utilizzo della procedura di morcellazione durante le laparoscopie per isterectomia o miomectomia. Fortunatamente qualche mese dopo già un po' l'FDA si era ammorbidita indicando comunque la possibilità dell'utilizzo della morcellazione laparoscopica in casi selezionati, avvisando comunque le pazienti della possibilità che in caso di sarcoma ci potesse essere una disseminazione. E ovviamente lo sappiamo che morcellare e disseminare un sarcoma può peggiorare la prognosi della paziente. Nel 2017 il gruppo Mito pubblica questo lavoro su 125 pazienti che sono state sottoposte ad intervento per sarcomi uterini. Vedete, nella maggior parte dei casi, quasi il 60%, avevano effettuato delle procedure open senza morcellazione, ma nelle altre pazienti sottoposte a procedure di morcellazione, vedete che non tanto l'intervallo libero da malattia quanto la sopravvivenza globale era significativamente ridotta. E quindi la morcellazione riduce la sopravvivenza nelle pazienti con leiomiosarcomi. Non c'erano dati definitivi in quanto i numeri erano comunque troppo piccoli per quanto riguarda gli STUV, i sarcomi dello stroma endometriale. Questo era un caso, un altro caso che volevo portare alla vostra attenzione, già come esempio soltanto, di una paziente sottoposta nel 2012 a disterectomia per miomi uterini e sanguinamento uterino anomalo, dove era stata posta diagnosi di STUV. 3 anni dopo, in seguito alla comparsa di dolori addominali, fa un'ecografia che evidenzia la presenza di multipli noduli solidi a livello peritoneale intensamente vascolarizzati. Noi facciamo una biopsia che dà come esito neoplasia mesenchimale e una petta preoperatoria che evidenzia la presenza di metastasi polmonari e ossee, e alla chirurgia era un leiomiosarcoma. Anche in questo caso non possiamo in assoluto dire che sia stata la laparoscopia a determinare la disseminazione, ma quantomeno ricordarci che comunque gli STUV, per quanto non particolarmente aggressivi, hanno la possibilità di recidivare sotto forma anche di localizzazioni peritoneali e non solo ovviamente di leiomiosarcoma. Fortunatamente l'FDA, dopo tutti quei warning del 2014, nel 2020 è arrivata a dire che fondamentalmente
la macellazione laparoscopica si può fare, però ricordatevi quantomeno di utilizzare dei sistemi di contenimento e di selezionare adeguatamente le pazienti. Selezione adeguata delle pazienti che viene confermata anche da un lavoro recentissimo del gruppo torinese, di questa analisi retrospettiva, quindi va bene, con tutti i limiti anche per il lunghissimo arco di tempo, tra il 2003 e il 2019, ma sono andati a guardare ben 5.800 laparoscopie per miomectomie o isterectomie per presunti fibromi uterini. Nell'ambito di queste laparoscopie avevano diagnosticato 48 sarcomi uterini, di cui 39 erano già sospetti prima dell'intervento, per dimensioni, per color score, per età della paziente. Un po' ritornano quelle che erano le caratteristiche che abbiamo detto prima. Quelli non attesi sono stati solo 6, cioè lo 0,1%, e solo uno è stato morcellato. Quindi fondamentalmente ancora una volta la conclusione è questa, cioè che un sarcoma uterino inatteso, se la paziente viene valutata adeguatamente in fase preoperatoria, è abbastanza infrequente, è un evento raro. È importante la valutazione adeguata di queste pazienti, andare a guardare tutti quelli che sono gli indizi, perché comunque gli indizi ci sono, solo che bisogna cercarli ovviamente. Tutti quelli che abbiamo visto prima, e questo può permettere di evitare, anche se non di escludere in assoluto, il rischio di morcellare un sarcoma uterino. E che cosa abbiamo al momento o nel nostro futuro? Sicuramente ci saranno i risultati, qui c'è Antonia che magari ci può dire qualcosa, del progetto Milunar del gruppo di Roma, che stanno valutando un numero elevatissimo di miomi per cercare di capire se si possono costruire degli algoritmi capaci di identificare nella pratica clinica quotidiana i sarcomi uterini, di valutare se si è in grado soggettivamente di identificare i sarcomi uterini o di confrontare quelle che sono le caratteristiche cliniche ecografiche dei sarcomi versus i miomi. Uno studio simile lo stanno portando avanti a livello internazionale anche i colleghi del gruppo USA. Anche in questo caso stanno cercando di sviluppare, anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, dei modelli predittivi che possano aiutare nella identificazione, nella diagnosi differenziale tra sarcomi e miomi, e vedremo in futuro i risultati di questi studi estremamente importanti ed interessanti. In attesa che arrivino, cosa abbiamo? Abbiamo detto con Luca dei marcatori. È vero che ci sono lavori che hanno dimostrato che nei sarcomi uterini mediamente il CA125 e l'LDH possono essere superiori rispetto ai miomi, ma l'overlap dei dati è estremamente importante e quindi non possiamo più di tanto tenerli in considerazione, anche se mediamente quando vediamo delle lesioni uterine quantomeno sospette, noi i marcatori li facciamo lo stesso. Vediamo come li utilizziamo. Interessanti anche questi lavori che però non hanno delle applicazioni prospettiche, questo lavoro dei giapponesi. Hanno cercato di capire, sono numeri piccoli anche in questo caso, quali potessero essere dei fattori significativi tra i due gruppi, tra sarcomi e lesioni benigne, e all'analisi univariata hanno visto che nei sarcomi l'età era significativamente superiore alle lesioni benigne, così come i valori dell'LDH, così come il dato della risonanza e l'esame istologico. All'analisi multivariata non risulta più significativa la risonanza. Hanno inizialmente costruito una sorta di score preoperativa, sarcoma scoring system, utilizzando prima i 4 parametri risultati significativi di analisi univariata, e hanno ottenuto dei risultati, considerato questo score uguale o superiore a 3, discreti ma non sufficienti. Quindi hanno fatto una revised press score utilizzando solo i parametri risultati significativi all'analisi multivariata, e con uno score superiore uguale a 4 hanno ottenuto dei dati in termini di accuratezza diagnostica, valore predittivo positivo e negativo, decisamente più interessanti. Così come interessante il lavoro, però ancora non validato prospetticamente, uno studio multicentrici, il lavoro di Zullo del 2019, perché questo è uno studio retrospettivo, i numeri sono interessanti anche se su un arco di tempo molto ampio, oltre 2200 miomi uterini confrontati con 43 sarcomi uterini. In questo caso non hanno dosato tanto l'LDH come valore assoluto, ma gli isoenzimi dell'LDH che hanno inserito in un modello matematico che hanno chiamato Uterine Mass Magna Grecia Risk Index, e che ha dato dei risultati obiettivamente strabilianti in termini di sensibilità
in specificità con solo 9 falsi positivi tra tutti i benigni e nessun falso negativo. Sicuramente è un dato interessante, sarebbe interessante poterlo applicare prospetticamente negli studi attualmente in corso, quantomeno non è costoso, è disponibile, è un semplice esame del sangue e potrebbe un giorno, se veramente validato, aiutare a evitare quantomeno ulteriori valutazioni non necessarie e costose in pazienti a basso rischio. Quello che dobbiamo sicuramente tenere in considerazione sempre quando valutiamo una massa uterina sono le indicazioni della SIGO. Cosa ci dice la SIGO? Che quando noi vediamo una paziente che abbia dei sintomi, dolore pelvico o ipermenorrea, quantomeno deve andare incontro ad una valutazione diagnostica. L'esame di primo livello è rappresentato dall'ecografia, soprattutto se sospettiamo una lesione miometriale, l'ecografia sia transvaginale che transaddominale. Al momento non ci sono comunque dei criteri diagnostici di certezza che permettano di differenziare un sarcoma da un mioma atipico, inteso come mioma insolito, come ha detto prima Luca, né con l'ecografia, né con la risonanza, né con l'attacca, né con la... Cosa possiamo fare? Quando abbiamo quantomeno una lesione all'ecografia sospetta, o inviamo la paziente ad un ecografista esperto in un centro oncologico, o comunque chiediamo una risonanza magnetica, soprattutto nelle donne. Se anche la risonanza magnetica conferma il sospetto di sarcoma, inviamo la paziente ad un centro di riferimento e sottoponiamo la paziente ad un attacco di stadiazione per avere la certezza che non ci sia comunque già una malattia metastatica. Quindi, giusto come conclusione di tutto questo discorso, andiamo a cercare i nostri indizi. Se abbiamo delle lesioni, soprattutto solitarie, di grandi dimensioni, di costruttura disomogenea in donne di età superiore ai 50 anni o comunque in menopausa, con bordi irregolari, con la presenza di aree cistiche irregolari, sparse, contenuto necogeno o ipoecogeno, da moderatamente a intensamente vascolarizzate in assenza di coni d'ombra, allora sospettiamo che possa trattarsi di qualcosa di non certamente benigno. Grazie. Dorella, grazie mille. Penso che ci hai tenuti tutti ipnotizzati, catalizzati su questo schermo. Hai sempre delle immagini e dei casi incredibili. Bene, adesso io lascio lo spazio a Federica, giusto Federica, che ci dai qualche dettaglio per come ci muoviamo adesso in questo nostro esercizio con i casi clinici. Allora, per la prima volta con il Mangiagalli Journal Club vi proponiamo quindi dei casi clinici con la possibilità di rispondere alle domande che ci verranno poste dai relatori. Allora, le domande appariranno nella chat, quindi potete visualizzarle sulla chat. Vi ricordo che per accedere alla chat bisogna cliccare sulla nuvoletta in alto ed è possibile rispondere. Le risposte sono anonime, quindi non vi preoccupate, cliccate quindi sull'opzione che ritenete corretta e cliccate poi su invia. In questo modo la vostra risposta verrà inviata. Partiamo quindi con i casi clinici. Parte lei, dottoressa Franchi. Vado io? Sì. Allora, ricondivido lo schermo. Allora, il primo caso. Donna di 37 anni, vi do solo qualche velocissima informazione clinica della paziente. Aspetta che dico questo se non lo vedo. Allora, donna di 37 anni, asintomatica, mestruazioni irregolari sostanzialmente e in terapia estroprogestinica. La paziente aveva fatto un'ecografia ancora nel 2020 che aveva dato un mioma infralegamentario di 34 mm, quindi noto. A settembre, un anno dopo, il mioma viene riscontrato di maggiore dimensione, addirittura raddoppiato. Le fanno fare fuori dei marcatori, vedete un'LDH che comunque è normale, un CEA 125 che è normale. Noi per scrupolo avevamo fatto, ma semplicemente per curiosità, gli isoenzimi dell'LDH e avevamo notato un magna grecia risk index di 30, considerato che il valore normale era inferiore a 29. E questo è quanto abbiamo visto al momento dell'ecografia.
abbiamo descritto una lesione peduncolata di 4 cm e mezzo, quindi non era così cresciuta rispetto a quella che era stata descritta alla seconda ecografia. Possiamo vedere dei margini regolari, dei coni d'ombra radiali, come vengono normalmente descritte, un'ecogenicità comunque eterogenea per la presenza di aree cistiche, soprattutto un'area cistica irregolare maggiore, che potete vedere nella lesione qui rappresentata, il contenuto dell'area cistica comunque era necogeno. Qui vedete il peduncolo di questa formazione, che era proprio una formazione peduncolata, ma quello che ci ha un attimino preoccupato era la vascolarizzazione, in quanto abbiamo dato un color score di 4 intra e perilesionale. Che cosa può aver quantomeno suscitato un attimo la perplessità o il sospetto per una lesione di questo tipo? Federica, si può? Sì, nella chat potete vedere la domanda che vi chiede. E rispondiamo con ABC, non dobbiamo rispondere, riscrivere il testo, giusto? No, è stato. Ah, no, dobbiamo cliccare, scusa, mi è comparso adesso. Bene. Ok, allora abbiamo posto tre quesiti, cioè un incremento volumetrico della lesione che poteva essere preoccupante, piuttosto che non la vascolarizzazione, piuttosto che non il magna grecia risk index. Ok, allora abbiamo un crescendo di risposte per l'opzione B, vascolarizzazione, siamo intorno al 96%. Perfetto, effettivamente la vascolarizzazione era ciò che ci aveva un attimo preoccupato, ma come diceva prima Luca, ovviamente c'è un overlap da questo punto di vista, l'abbiamo visto anche nel lavoro di Caterina, e questo era un mioma mitoticamente attivo. Posso andare avanti con un secondo caso? Sì, posso chiedere a Luca? O vogliamo andare avanti dritti? Possiamo. Assolutamente. Anche adesso è troppo, col senno di poi è facile. Luca, quelle aree cistiche, onestamente, le avresti date regolari o irregolari? No, quelle aree cistiche sono irregolari. E sicuramente... Però tu avevi pensato che fosse benigno. Perché? Avevo pensato che fosse benigno perché il mio sesto senso. No, allora, l'area cistica è irregolare ed è un'area cistica che sottende a una necrosi. Quella è quello che io ho definito strappata. Sì. Non è un semplice accumulo di liquido, ma dà proprio l'idea di... Cioè, rende l'idea, se mai qualcuno avesse la fortuna di accompagnare quel pezzo istologico dall'anatomopatologo quando lo incide, vede che dentro l'area cistica ci sono dei tralci, che è il miometrio, cioè il liquido infiltra le aree di miometrio, non si deposita in una unica area cistica ed ha questo aspetto irregolare frastagliato. Questo è quando c'è questa analogia, fatemi fare questa digressione, così come per l'encefalo, quando va in necrosi, la necrosi ischemica del miometrio dà del liquido, è una necrosi che dà una colliquazione. Quindi quella area cistica indica un'area di necrosi, forse penso che potesse essere peduncolata, magari una torsione ha indotto una necrosi a un certo momento, e come a volte capita nella detorsione c'è un iperafflusso di sangue, perché l'ischemia tende a far arrivare molto sangue, come avviene a volte nelle torsioni annessiali. Questa secondo me è la mia patogenesi. Il profilo ben definito esterno, ok? E la posizione peduncolata e i coni d'ombra mi avrebbero fatto pensare a una massa benigna, ma certo che questo era di difficile diagnosi differenziale e sicuramente meritava la rimozione chirurgica. Va bene, vai Dorella, secondo caso. Allora, donna di 47 anni, asintomatica, viene alla nostra attenzione perché le era stata diagnosticata una massa ovarica di 6 cm, scarsamente vascolarizzata, sospetta con un utero poi con adenomiosi, miomi uterini,
L'unico problema della signora era una lieve ironefrosi con ectasia dell'uretere di destra. Questo è quello che vediamo quando la paziente arriva. L'utero è assolutamente normale. In sede parauterina destra vediamo una lesione di 7x5 cm, ipomobile, che descriviamo come massa infralegamentaria. La signora aveva una biopsia dell'endometrio negativa, marcatori negativi. Come potete vedere, i margini sono lobulati ma ben definiti. Non vedevamo coni d'ombra, né forse ce n'era uno, forse un cono d'ombra, non calcificazioni e una singola area cistica centrale. Il colonscore lo definiamo come 3, prevalentemente periferico. Dorella, ma hai già parlato delle ovaie? Le ovaie erano normali. Normali, e soprattutto qui ce la stai mostrando collegata all'utero, giusto? Da quel peduncolo? Infatti noi l'avevamo definita come massa parauterina infralegamentaria. Ok. Quesito diagnostico, ipotesi diagnostica. È un mioma peduncolato, un mioma infralegamentario o un sarcoma? Rispondiamo. Rimetto. Allora, abbiamo mioma peduncolato 7%, mioma infralegamentario siamo intorno al 74%, sarcoma 21-23% ora. Quindi vince il mioma infraligamentario. Illuminaci, Dorella. Era un leiomiosarcoma e obiettivamente è stato difficile anche per noi. Avevamo un dubbio perché purtroppo i miomi infraligamentari possono avere queste caratteristiche. Questo è uno di quei sarcomi che veramente creano delle grosse difficoltà di diagnosi differenziale. Dobbiamo credere ancora una volta a quelle che sono gli aspetti tipici dei fibromi, cioè la presenza dei coni d'ombra, delle calcificazioni. In questo caso devo dire che penso chiunque avrebbe avuto delle difficoltà nella diagnosi differenziale, come li abbiamo avuti noi, effettivamente. Ok, scusami, ma dal video ci vuoi dimostrare non c'erano i coni d'ombra? Allora, dal video, dunque questo è l'utero. C'era forse un piccolo cono d'ombra, ma non c'erano i classici coni d'ombra, direi di no. Sì, quindi chiaramente noi usciremo da queste due ore insieme, non possiamo portare via delle certezze perché è un argomento troppo, troppo complicato, no? L'abbiamo capito. Sicuramente possiamo però già dire che almeno quando vediamo una massa regolare, come margini esterne, e questo sarebbe il caso. Coni d'ombra omogenee, uniformi, giusto? Non arecistiche, almeno lì stiamo tranquilli. Sì. Vorremmo avere una specificità un po' più elevata, perché se mandiamo in sala tutto il resto, ne mandiamo in sala troppi con il rischio, siete d'accordo? Però qui in realtà i coni d'ombra uniformi non ci sono. No. Giusto, Dorella? Ma tu, giusto, dici sinceramente, la sospettavi o no? No. Ni. Ni. Ok. Infatti io ho detto... Per questa paziente detto, l'abbiamo mandata a chirurgia. Ni. Ok, ni. Esatto. Infatti ho detto anche con la collega che è qui accanto a me, ho detto, sai cosa rispondiamo al quiz? Boh. Non uno, due, tre, ma boh. Ok, vai. Passiamo un altro caso. Ok, paziente di 53 anni asintomatica. In ricovero per altri motivi, esegue una risonanza pelvica che fa vedere una voluminosa espansione, una voluminosa, scusate, massa espansiva ovalariforme di circa 10 cm con aree di colliquazione compatibile, secondo la risonanza, con un fibroma in degenerazione necrotico. Questa era la lesione che era di 18 cm a
a destra vi faccio vedere l'utero in sezione trasversale che si vedeva interamente, aveva un piccolo polipo endometriale, e sulla sua destra questa grossa lesione di 18 centimetri, e qui vi faccio vedere il video. L'abbiamo descritta come una formazione di 18 centimetri, sinistra, peduncolata, le costruttora penso che sarete tutti d'accordo nel definirla come eterogenea. I margini, anche se un po' polilobulati, li abbiamo dati come regolari. Vedete nelle immagini che i coni d'ombra qui ci sono. In particolare, se vedete il video, ecco adesso, ci sono proprio i coni d'ombra. Nella parte più ipoecogena ci sono i coni d'ombra radiali. Ci sono multiple aree cistiche, piuttosto irregolari, ma è un po' il discorso probabilmente del primo caso, che hanno contenuto anecogeno. L'utero era ovviamente visibile, l'endometrio visibile. E questo la vascolarizzazione. Proviamo a passare alla domandina. Vai. Semplicemente qua vi chiedo le caratteristiche di questo color score, poi ve lo faccio rivedere. Se ritenete che questa formazione abbia un color score scarso, moderato, intraperilesionale, o se l'avreste definito un color score intenso. Allora, per il momento l'88% ha risposto color score 3, quindi moderato. Beh, ci hai spiazzato di nuovo, nel senso che non ci aspettavamo una domanda tecnica, ma il box della domanda ci copriva poi il colore. Riguardiamolo con te e ragioniamo. Tu ti affidi esattamente a quello che abbiamo detto anche per lo iota, quindi due appena appena qualche spot, tre abbastanza, quattro tantissimo. Sì, tu che color score avresti dato? Allora, in realtà ero in dubbio. Alla fine è per ho dato questo un... che ce l'hai chiesto a noi. anche questo, insomma, fa parte del gioco, tutto sommato. Il color score io ho dato un moderato, perché nonostante ci fosse sulla sinistra questo grosso vaso, perché la lesione era peduncolata, è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima con quell'altro mioma più vicino, che è il primo che abbiamo visto. Nei miomi peduncolati probabilmente la velocità di crescita, piuttosto che non subtorsioni, possono creare questa situazione per poi rivascolarizzarsi. Poi una lesione così grande aveva una struttura vascolare di accesso, diciamo così, alla massa grande, ma in sé, a parte il vaso di accesso che era particolarmente consistente, il resto della massa non era particolarmente vascolarizzata, con tutti i limiti di questo color score, perché è fatto per via addominale. Bene. Luca, tu 2, 3 o 4? Ho due casi. No. Quello score 2, 3 o 4? 3, 3. 3? Va bene, va bene. Allora, problema risolto. Quindi tu, Dorella, hai finito con i tuoi casi? Era un mioma edematoso infralegamentario. Io ne ho tanti, quindi però andrei con quelli di Luca prima. Perfetto, quindi mioma edematoso infralegamentario. Wow! Bene, Luca? Va bene, allora io ho due casi. Sono contento che... Sono un po' complementari quelli di Dorella, nel senso che in realtà ho scelto casi difficili dal punto di vista clinico. Mm. Perché poi dobbiamo poi, al di là di dire, cioè, se una massa ha un color score 2 o 3 o 2, 1 o 4, il problema è spesso clinico. Si potrebbe sintetizzare la questione dicendo: tutte le volte che abbiamo una massa uterina con caratteristiche ecografiche non univoche, proponiamo un intervento chirurgico, perché quantomeno sappiamo che se la nostra capacità di diagnosticare un sarcoma non è elevatissima, almeno nel gruppo di donne con una massa uterina con caratteristiche insolite, la prevalenza
dei sarcomi, degli stump è più elevata, allora si potrebbe pensare, proponiamo sempre un intervento chirurgico demolitivo, ma questo non è proprio fattibile in una grossa quota di casi. Vi presento due casi. Il primo è questo di una ragazza giovane, tra l'altro virgo, ma aveva una massa ben studiabile per via transaddominale, magrina, che improvvisamente si riscontra una massa addominale palpabile, quindi fa un'ecografia addominale, rilevano una massa di origine uterina e la inviano al ginecologo. Aveva esami ematici nella norma, lei non riferiva neanche disturbi mestruali, però una ragazza che faceva la personal trainer e riferiva una strana astenia e una febbricola persistente tra 37,5 e 38. Con questi sintomi e il riscontro di una massa uterina, giunge a un'ecografia richiesta di secondo livello e un eventuale counseling chirurgico. E questi sono, diciamo, i video della massa all'ecografia transaddominale. Si riconosce ovviamente la posizione extrapelvica, si riconosce che la paziente è magra, vedete che è strato sottile adiposo sottocutaneo, un buon piano dei muscoli, si riconosce che l'utero giunge a contatto con la parete addominale, dietro fino a giungere al peritoneo posteriore, questo è il promontorio del sacro, quindi esce dalla pelvi, e la massa ha questa ecostruttura qua. Non so se ricordi a Antonia un aspetto cotto, cosa dice Antonio? Non lo so, però ecco, ha un'ecostruttura che è disomogenea, vedete delle aree, vogliamo dire a diversa densità probabilmente fisica, forse cistiche, ma non è proprio ben chiaro definire se cistiche o meno, una massa sferica ovoidale con una capsula che è ben definita. Sì. O almeno o in tutte le porzioni visibili, non ha chiari coni d'ombra posteriore, perché questo è no. Qui è e allo studio Doppler questo è, diciamo, la distribuzione, la quantità di vasi ematici prevalentemente periferica. Ma Luca, mi interessa proprio la parete miometriale posteriore, vero? Non è... Sì, è del fondo direi era del fondo uterino e anche posteriore, sì questo probabilmente è l'endometrio, ecco, fondo parete posteriore, vedete la distribuzione e l'entità. Io direi che attribuirei un color score 3 o 2 o 3, ecco, a questa massa qua. Considerate che è visibile solo per via transaddominale, quindi l'accuratezza nel rilevare piccoli vasi a bassa velocità probabilmente per via addominale è minore che per via transvaginale, e questo è l'aspetto ecografico. Ora, al di là ovviamente della diagnosi ecografica, c'è poi la gestione clinica. Quindi le mie domande a questo punto sono le seguenti. Intanto, prima di definire che cosa fare, bisognerebbe avanzare delle ipotesi istologiche, se possibile. Ecco, cosa pensate possa essere? Che si tratti di un semplice mioma benigno in una 22enne con astenia febbricola, assenza di sintomi mestruali e riscontro improvviso di una massa addominale palpabile in una magra, ripeto, quindi rilevava la parete addominale anteriore, oppure che si tratti di un'area di adenomiosi, oppure una massa mesenchimale di una rara istologia come gli stumpi, i miomi cellulati, o infine un leiomiosarcoma. Allora votiamo. Infine, vi farei vedere anche la seconda domanda, così poi vi do la risposta. Mandi in tilt il sistema. Aspetta, sì, che allora, prima... Allora, iniziamo a vedere le votazioni per questa domanda. Allora, abbiamo un 14% per mioma benigno, e che è salito 21, e un 79% per massa mesenchimale di rara istologia. Adesso abbiamo un 3% di adenomiosi focale. Per il momento nessuno ha votato leiomiosarcoma. Che secondo me, Luca, ci sta con l'essere tutti noi un po' vigliacchi. Non pensiamo che sia uno che l'altro, esiste il borderline in mezzo, diamo questo. Il problema è cosa fare adesso a questo punto, perché se si pensa
che sia, possa essere una massa mesenchimale tipo uno stump, occorrerebbe fare un counseling con la paziente e dire che sì, potremmo incidere la capsula, rimuovere la massa, ma poi ha un rischio di recidiva. Se non è proprio un mioma benigno, un intervento conservativo ha dei rischi. E la ragazza ha 20 anni. 22, giusto? Sì. Ricordiamolo, sì, 22. Sì. Quindi vai con la tua domanda. Quindi la seconda è: quale gestione? Avrebbe senso proporre una biopsia? Oppure una miomectomia laparotomica, o una miomectomia laparoscopica, o un'isterectomia totale? Allora votiamo, e poi tu commenti. Sì. Ecco. Allora, per il momento abbiamo un 21%, 19% biopsia eco o TAC guidata, un 74%, adesso è sceso a 68% miomectomia laparotomica, che è quella prevalente, un 8% miomectomia laparoscopica, nessuno isterectomia totale. Ok. Che hai fatto? Questo mi conforta. Allora, volete subito la risposta o vi dico cosa, qualche commento? No, facci entrare prima nel tuo ragionamento. Onesto. No, allora il mio ragionamento onesto è stato che, allora, non potevo essere certissimo che questa massa fosse responsabile dei sintomi, dell'astenia e della febbricola, per quanto quell'aspetto un po' cistico mi poteva far pensare che una massa che è cresciuta improvvisamente, discretamente vascolarizzata, fosse andata un po' in necrosi e quindi possa mandare in circolo anche sostanze chimiche che alzano la temperatura. E ripeto, questa poi era una ragazza personal trainer della Londra bene, dei personaggi della City londinese, quindi molto attenta al proprio corpo, una confidente sui propri sintomi. Ora Luca, che la City londinese c'entri sul produrti una formazione di quel tipo, no, ma vai. Ma sai, nella mia mente non puoi mai. Comunque, ho proposto alla paziente un intervento chirurgico. Che ho proposto una, diciamo, asportazione, miomectomia laparotomica, perché la massa era grande e perché ritenevo che comunque i sintomi di ingombro, se non gliene avesse dati finora, da allora gliene avrebbe dati, che forse la febbricola potesse essere dovuta a quella. E l'esame istologico ha detto che era un leiomioma uterino, un leiomioma benigno uterino, non una variante del mioma. Vorrei, diciamo, spiegare perché non ho scelto una biopsia. Una biopsia non va fatta, voglio sottolinearlo, per una serie di motivi. Il primo è sostanzialmente la limitatissima sensibilità di una biopsia eseguita, o anche più biopsie, su una massa molto grande e che ottiene un frustolo o una carota o poche carote di cellule di tessuto su cui il patologo deve allambicarsi per dare una diagnosi di una massa così grande, e quindi non è né sensibile per un sarcoma né specifica. Spesso i patologi hanno bisogno di molto tessuto per poter fare immunistochimica, colorazioni, quindi la biopsia TAC o ecoguidata no, non buona. Scusa, in più, scusa Luca, solo sì? Su questa ultima tua battuta, sulla bassa sensibilità penso che nessuno può argomentare. Ma tu sei convinto proprio bassa specificità? Anch'io confermo che non possiamo... Allora, se pensiamo solo ai leiomiosarcomi, consideriamo che il leiomiosarcoma sia interamente una massa tutta così e uniforme, e la biopsia possa essere in qualche modo più rappresentativa. Ma non stiamo parlando solo dei leiomiosarcomi, c'è, diciamo, l'intero spettro di neoplasie maligne uterine, per cui sì, anche la specificità non è così alta, per quanto la maggior parte dei miomi siano uniformemente leiomiomi e quindi la biopsia, o anche fatta più biopsie dentro una stessa massa, mettendo in evidenza caratteristiche ricorrenti da mioma, renda la specificità un po' maggiore, ma siamo lontani dal poterla considerare soddisfacente. E infine c'è il problema della disseminazione nella biopsia, di cui noi non sappiamo, ma probabilmente andando a biopsiare la massa
ne consentiamo la fuoriuscita di cellule in addome, in cavità peritoneale. Quindi la biopsia no. E fu fatta una miomectomia laparotomica e la massa era un banale mioma uterino. Banale mioma, sì. Ok. Volevo chiedere a Dorella, Luca prima mi ha bloccato dicendo, mi ha coinvolto dicendo ma ti sembra cotta? Allora io vedo che il concetto di cotto è troppo difficile. Vogliamo spiegare, vuoi spiegarlo tu Dorella che cosa intendavamo e poi perché non ci siamo convinti quel gruppo che eravamo qui a Roma? Anche se io continuo a essere convinta della mia idea. Se devo essere sincera, ancora noi non abbiamo capito questo microwave aspect esattamente a cosa corrisponde. Questo te lo dico sinceramente. A me lo sembrava, Antonia, Beh, questo lo sembrava. Tu cosa dici? Io... No. Allora, intanto per dirlo a chi ci ascolta, che magari non è ecografista, questi aggettivi, insomma, cotto oppure questo aspetto di microwave aspect, cioè come se avessimo preso l'utero e messo nel microonde, nasceva da cosa? Uno, tutti noi forse abbiamo esperienza che abbiamo almeno visto un sarcoma e abbiamo visto questa consistenza molto poltacea, no? Dovuta alla necrosi, ok? Ma è stato appunto un confronto che ho avuto con Devor Jurkovic ed entrambi avevamo avuto questa impressione, questa forte impressione, cioè di l'evidenza di un tessuto non strutturato. Quindi anche ancora prima che possa comparire aree cistiche regolari, il famoso aspetto strappato di Luca, questo tessuto che ha questo aspetto... cotto, omogeneo, perché omogeneo non rende per niente. Un aspetto non strutturato mi viene da dire. Perché io, Luca, adesso col senno di poi non voglio fare la brava della classe, perché poi quella formazione non avrei saputo dire che cos'è. Però sai cosa non mi convinceva a risponderti, mi sembra cotto? Perché quella parte, hai visto come erano tutte parallele quelle strie pericogene? Sì. Invece in tanti casi, tutti quelli che avete fatto vedere prima, e ricordo Devor quando mi dice, vedi qui, sono come degli isolotti dentro la massa di questo tessuto non strutturato. Tutto qua, ma insomma, condividiamo quello che un po' ciascuno di noi sta cercando di osservare, identificare. Vedi, di tutta questa parte di questa qua. Così strutturata, non è quello che io ho in testa precisamente, però. Per me comunque la prevalenza di questi reperti benigni della capsula, della crescita espansiva, della distribuzione dei vasi all'esterno, del fatto che il resto del miometrio fosse normale, era abbastanza rassicurante. Sì. Questo comunque per dire il processo mentale che uno poi usa. E siamo anche tutti d'accordo che magari usciamo da qui, vero Dorella? Cioè con l'idea che almeno abbiamo in mente il bianco e almeno abbiamo in mente il nero, giusto? Questo, almeno questo. Sì. Il bianco soprattutto. Il bianco deve aiutarci perché le caratteristiche del bianco sono ben definite. Quindi... Passo al secondo caso? Vai. Allora, caso clinico 2, sempre difficile la gestione. Questa invece era una ragazza di 42 anni, nullipara, magra, e anche lei giunta perché la ginecologa, da cui era andata in previsione di una fecondazione assistita, aveva rilevato una neoformazione uterina non nota in precedenza. Questa aveva, diciamo, si sottoponeva saltuariamente a controlli ginecologici dalla stessa ginecologa e quindi lei dice che non era presente in precedenza alcuna massa uterina, mioma, quant'altro. La donna è sostanzialmente asintomatica, riferisce ogni tanto qualche irregolarità mestruale e qualche ciclo un po' più abbondante degli altri, ma non menorragie ricorrenti, ecco. Come spesso accade, non è bianco, è tutto bianco nero, e appunto, dicevo, lei desidera sottoporsi a una fecondazione assistita in futuro. Però dice, se questa massa uterina è un sarcoma, sono disposta a rimuovere l'utero e a dimenticare la mia così desiderio. Viene inviata per una valutazione ecografica e valutazione dell'opportunità di un'eventuale rimozione chirurgica pre-PMA.
o di una rimozione chirurgica di tutto l'utero, appunto un counseling di secondo livello. E questa è la massa. Ci sono i primi due video, sono transaddominali e l'altro transvaginale. Ora provo a commentarla con voi. Questa è, diciamo, una massa nel miometrio che in parte deforma il decorso della rima endometriale, perché vedete che qua la rima endometriale è schiacciata, è del miometrio della parete anteriore fondo, piuttosto ben definito il confine con il resto del miometrio. Questa massa ha una ecogenicità un po' insolita, se fate caso, diciamo, è più ecogena rispetto al resto del miometrio. E ha un profilo esterno ben definito. Ovviamente salta agli occhi questo aspetto Swiss cheese, a formaggio svizzero, con tante multiple aree cistiche, però regolari. Cioè sono, adesso quando sono così tante, qualcuna irregolare la trovate, però vedete che hanno un profilo esterno ben definito. E è una massa con una discreta vascolarizzazione, ma non eclatante. Direi anche qui un color score 2 o 3. 3, via. Guardandola dal di qua. Ok? È una massa singola nell'utero. Cosa potrebbe essere? Di nuovo un mioma comune, benigno, quindi una zona di adenomiosi focale, una massa mesenchimale di rara istologia, un leiomiosarcoma, quindi una massa mesenchimale benigna di rara istologia, appunto, o un leiomiosarcoma. Queste sono le possibili risposte. Votiamo. Votate pure. Allora, abbiamo 50% mioma benigno, adenomiosi focale siamo intorno al 20%, 23%, massa mesenchimale di rara istologia, anche qui 20-27%, 3% leiomiosarcoma. Luca, li vuoi commentare un po' tutti, per esempio, partendo anche dal più, l'adenomiosi focale? Non ho capito, la domanda sull'adenomiosi focale come? No, voglio dire, commentali un attimo tutti quanti, nel senso che di 33 okay. Di noi, 20% adenomiosi focale, io non l'avrei proprio pensato. Ok, a volte l'adenomiosi ha delle aree cistiche così, non l'avevo pensato, perché in questo caso ha una caratteristica ecografica che tende a escludere l'adenomiosi focale, che è questa netta divisione tra la massa, che ha proprio un aspetto di crescita espansiva, vedete, e il miometrio. Nell'adenomiosi non c'è mai una netta divisione, perché non ha una capsula con il miometrio. E le aree cistiche sono veramente tante e hanno un profilo esterno ben definito. Nell'adenomiosi le aree cistiche sono dovute a isole di endometrio, sono spesso circondate da uno strato di endometrio, per cui le vedete il profilo iperecogeno, e in genere non ha un profilo liscio, ma irregolare, perché c'è della mucosa o perché è fluido accumulato. Ok. E per questo direi non adenomiosi focale. Certo che come mioma tipico, cioè mioma benigno, è veramente insolito così precogere tutte queste aree cistiche, e anche come sarcoma non ha proprio tutte le caratteristiche del sarcoma, proprio per esempio la capsula. Passiamo. Quindi ritorniamo nel grigio. Cosa fare? La signora diceva sì, va bene, ma adesso cosa devo fare? Mi devo dimenticare la possibilità di una gravidanza, devo togliere l'utero, togliere la massa, far finta di niente. Quindi quale gestione? Di nuovo ho messo le quattro di prima. Aiuto. Okay. Però non hai messo il nulla. Il nulla possiamo mettere 5 nulla, va bene. Però lei cerca una gravidanza, quindi mi dice questa massa che è transmurale, che deforma l'endometrio, conviene toglierla o no? La posso tenere? Cresce? Crescerà? Mettiamo anche 5 nulla, sì, hai ragione. Allora,
Per ora abbiamo in 21 di noi, quindi l'87% ha risposto miomectomia laparotomica, in 4 hanno risposto miomectomia laparoscopica, nessuno biopsia e nessuno esterectomia totale. Ma su 190, su 190 partecipanti, quanti hanno risposto? avanti coraggio, via. Tanto io ho sbagliato delle domande della Dorella. Avevo scritto mioma peduncolato, ero l'unico che... Vabbè, niente, si trattava di un mioma vascolare, quindi una massa di rara istologia. Era un mioma vascolare. Che cos'è un mioma vascolare? È un leiomioma benigno che origina dalla tonaca muscolare dei vasi. Questo è per darvi un'idea di come a volte sia difficile per l'anatomopatologo. Questo vetrino, visto dalla più esperta anatomopatologa bolognese, è stata mandata anche in consulenza a Roma da Gianfranco, e l'ha vista anche Gianfranco, e i patologi ci hanno messo 38 giorni per darmi il risultato. 38 giorni. Mamma mia. Quindi ci sono situazioni difficili per il patologo che ha tutto il tempo per poter fare tutti gli esami, colorare e confrontarsi con altri patologi a distanza di tempo. Ecco. Si trattava di un leiomioma, di un mioma vascolare che origina dalla parete vascolare di una delle arterie del miometrio. Interessantissimo, mai sentito. Mai sentito, è il primo e unico che ho incontrato. Però la paziente, vi do questo lieto fine, aspetta che vi voglio rimettere la telecamera, la paziente poi è rimasta incinta e ha fatto un cesareo, è nata una bellissima bambina. Bene. Hai ancora dei casi? No, mi bastano questi. Bastano questi. Bene, allora penso, Federica, che dici? Possiamo avere ancora? Quanto abbiamo? Allora, possiamo partire magari con la discussione. Esatto, ma fino a quando? 20 minuti ancora? Sì. 20 minuti. Intanto chiedo sempre al dottor Savelli se può chiudere la condivisione schermo. Ecco. Perfetto. Così ci vediamo anche più direttamente. Tanto diamo il benvenuto tra noi sullo schermo anche ad Agnese Donati, che è stata una delle persone chiave nell'organizzazione di questo. E quindi io penso che adesso è il momento, già c'è stata ricco confronto e ricca discussione. Però proviamo ad esplorare ancora gli elementi più cruciali. Intanto c'era una domanda importante in chat, che la vado a riprendere. Un collega chiedeva, Federico, chiedeva: la riduzione volumetrica del trattamento con analogo può essere rassicurante sulla benignità? Luca, Dorella. Risposta sintetica, ma non abbiamo dati, cioè noi non sappiamo questo che valore abbia per dire non è un sarcoma. Sembra ragionevole pensare che sia un sarcoma indipendente dalla stimolazione estrogenica e continua a crescere, mentre un mioma può arrestare la crescita, sì, in un clima ipoestrogenico, ma non è un parametro ben noto, non si sa quale sia l'accuratezza di questo criterio. In più, se riteniamo che una massa sia un sarcoma, se vogliamo avere chance di sopravvivenza, di salvare la paziente, dobbiamo inviarla subito a un'isterectomia. Darle un analogo, aspettare 3 mesi, 4 mesi per vedere una putativa ipotetica, calo di dimensioni, posto che questa poi sia in età fertile, allunga i tempi per la decisione chirurgica, e lì, come dicono gli inglesi, timely decision, è la scelta giusta al momento giusto e rapida perché salva la donna. Purtroppo nei sarcomi chemio e radio sono poco efficaci, quindi se si pensa che una massa possa essere un sarcoma, allora bisogna avere il coraggio di proporre la rimozione chirurgica. Tendere 6 mesi, 3 mesi, 6 mesi dopo l'analogo, it's too late. Ma quindi è anche vero che cioè come elemento prospettico sono d'accordo con te, però magari il collega diceva anche retrospettivo, cioè ti arriva quella donna che è stata gestita da altri, che ha preso l'analogo e che ha avuto una riduzione. Allora lì, in quel momento, sì, bisogna, come rassicurante? Bisogna anche sapere che cosa si intende per riduzione volumetrica, cioè di quanto deve essere ridotto, chi lo valuta, qual è la variabile. Lo chiediamo a te. Non c'è una risposta certa, però posso dirvi che
non è facile valutare se un fibroma sia cresciuto o calato. Secondo me bisogna essere ragionevoli e considerare che una crescita di una massa che ha una forma sferica ovoidale è tale se la differenza è di almeno il 15%, almeno il 15%, perché la variabilità interosservatore tra due osservatori e intraosservatore è tale per cui differenze di misura sotto il 15% danno un overlap e quindi non si può essere certo di un aumento o un calo delle dimensioni. Quindi mettiamo 15% del diametro medio o 15% del diametro massimo. Facciamo 15% del diametro medio. Domanda che pongo anche a Dorella. Secondo voi un ritmo di crescita di allerta, in base alla vostra esperienza, perché dati non è che ce ne sono. Secondo me non c'è, la letteratura dice che i miomi, le masse uterine tolte come criterio mioma in rapida crescita, non è un criterio di selezione delle masse che abbiano un rischio di malignità. Non so se mi sono spiegato, l'ho detto bene in esatto. Italiano. Sì, l'hai detto bene e sono i dati un po' vecchi. Sono un po' vecchi, però sono lavori che sono stati significativi. Portate in sala tutte le donne che avevano questo elevato ritmo di crescita, prevalenza di sarcomi sempre uguali. Però io chiedo adesso a Luca Savelli, che ha 30 anni di esperienza sul campo. Meno. Mi confermi che tu, se ti arriva un fibroma che hai visto tu l'anno scorso di 3 centimetri, ti torna dopo 6 mesi che è di 7 centimetri. Con stripes, margini regolari e tutto, tu stai proprio tranquillo? In età fertile non lo considero un criterio che mi faccia pensare a una possibile malignità. La dimensione, non più di tutti gli altri, i cosiddetti BEST, cioè i border, l'endometrio, i coni d'ombra e la texture, quelli sono più forti. La dimensione... A proposito, complimenti per il BEST. Molto carino come acronimo. Ma scusi, sono la giornalista, passiamo la parola a Dorella. Dorella, secondo te, fibroma visto da te 2 centimetri a gennaio, lo rivedi ad agosto e 6 centimetri, ma caratteristiche perfette. Sei tranquilla? Sì. Ok. Nel senso che per me, così come ha già detto Luca, non vorrei ripetere le stesse cose che ha detto Luca, per me la morfologia è più importante, cioè l'aspetto morfologico della lesione, ancora prima anche della vascolarizzazione, perché poi la vascolarizzazione tante volte ci induce in errore. Mi ricorderò sempre quando Lil Valentin mi disse: ma tu perché vai a vedere la vascolarizzazione di un fibroma se pensi che sia un fibroma normale all'aspetto morfologico? Mi ha detto: non mettere il Doppler, perché il Doppler poi ti crea confusione. E non ha tutti i torti. È chiaro che se un aspetto di un fibroma è bianco. Ok, interessante. Intanto tu, Federica, controlla che non mi sfuggano domande, eh? Per esempio questa di Filippo. Sì, ne abbiamo infatti un'altra nella chat. Vai. Filippo chiede se l'utilizzo del l'utilizzo del Doppler pulsato nella valutazione di queste masse. Prima Dorella, cioè, che ci ha già risposto tra l'altro. Quantitativa? No. Quindi non pulsato nulla. No. Il pulsato viene da quello studio di ATA, i colleghi vecchi come il cucco all'inizio di 25 anni fa, in cui hanno valutato che tutti i sarcomi avevano un RI sotto 0,45, poi non è stato riprodotto. Ha una logica razionale biologica, no? Sappiamo la differente tipo di vascolarizzazione delle masse benigne e maligne, però il Doppler pulsato sostanzialmente non ha una base scientifica oggi e non esistono dati su cui si possa utilizzare. Ok, Agnese, tu hai una domanda o procedo io? Non voglio... Procedo? No, allora, io vorrei tornare con voi due sul tema sintomi. Perché secondo me quello, almeno nella mia esperienza, è rilevante. Tu ci hai portato il caso della ragazza con la febbricola e quindi anche quello, invece era tutto benigno. Ma non pensate che l'elemento dolore comunque e la perdita ematica irregolare giochi un ruolo significativo nella diagnosi di queste pazienti? Prima Dorella e poi Luca.
Allora, per il mio, il sintomo comunque deve essere sempre preso in considerazione. La paziente, quando viene da noi, la prima cosa che ci racconta sono i sintomi, prima che noi passiamo alla valutazione ecografica. E questo ci può guidare non solo nell'ambito di una valutazione diagnostica complessiva, ma nella clinica, poi nella gestione clinica del caso. Inevitabilmente. Non siamo puramente dei morfologi. Per quanto la morfologia sia importante, noi non siamo morfologi, siamo dei clinici, quindi non possiamo non tenere in considerazione la clinica della paziente. Così come nella ragazza di prima di 22 anni, giustamente, aveva dolore, aveva febbricola, c'era evidenza di una crescita rapida di necrosi di questa lesione, non c'erano dubbi fondamentalmente su quello che doveva essere il prosieguo clinico-terapeutico. E quindi come tale dobbiamo tenere in considerazione tutti gli aspetti. Luca. Guarda, ti ringrazio per questa domanda perché è la più importante, non per me, non di questa relazione, ma della mia professione. Ora, vi spiego perché. I dati dicono che i miomi e i sarcomi hanno gli stessi sintomi: massa palpabile, ingombro addominale, irregolarità mestruali o sanguinamento, menorragie. Quindi la clinica non ci aiuta a distinguere, ma la clinica è fondamentale perché noi dobbiamo trattare la paziente e non la massa. Noi non dobbiamo focalizzarci sempre solo, anzi minimamente, su il riscontro ecografico, ma noi dobbiamo trattare la donna. Quindi in assenza di sintomi raramente è giustificato qualsiasi atteggiamento medico-chirurgico. Il rischio è quello di fare una caccia ai fibromi, una caccia alle masse mesenchimali uterine, di portare in sala operatoria tantissime donne che non ne hanno bisogno, e tipicamente i ginecologi nei paesi sviluppati hanno operato tantissime donne che non avevano bisogno di essere operate, o con miomectomie o isterectomie, perché hanno dato la caccia al riscontro ecografico. Dobbiamo trattare la donna che ha disturbi, che ha sintomi, che siano l'ingombro pelvico, le metrorragie, la sterilità, i sintomi dei miomi, delle masse uterine. Altrimenti i riscontri occasionali vanno presi con le pinze, bisogna pensarci 100 volte prima di proporre una terapia medica o chirurgica. Bene, noi ci dobbiamo fare un... Vai, allora, finisci. Credo che la classe medica in generale debba fare un'autocritica molto importante, e noi come ginecologi, dal momento che utilizziamo l'ecografia sempre più come screening, non come per una diagnosi di una patologia, usiamo l'ecografia in donne asintomatiche, abbiamo il rischio di fare un overdiagnosis e un overtreatment con costi sociali, umani, economici gravosissimi. Bene, io perché vi ho fatto questa domanda? Perché, ecco, personalmente ho due casi che ricorderò per sempre, nel senso, donna dall'estero, lavoratrice, che vedo ad ottobre con una formazione miometrale con un'ampia area cistica irregolare. Le dico, appunto, sospetto, parliamo di anni fa, quindi avevo molta meno esperienza. Le propongo l'intervento, le dice no, io non posso, mi mantengo solo con il mio lavoro, quindi ne parliamo a gennaio. Però il suo problema era questo dolore profondo, insomma alla fine a gennaio si opera, era un sarcoma, l'unico sintomo, non aveva ipermenorrea, era, quindi quello che mi ha colpito, forse anche per l'area cistica se vuoi, però proprio avere in mente quello che una flogosi legata a questa rapida crescita del sarcoma, tutti i fattori flogistici legati proprio alla patologia eteroformativa inducono, quindi non da sottovalutare, oppure quando non rispondono alla terapia, allora lì avere un occhio speciale, di nuovo una collega qui della nostra istituzione, pensate, formazione di 4 cm ad ottobre, lei, io all'epoca quando l'ho vista ho detto guarda, secondo me conviene che te la togli, però siamo tranquilli perché non è vascolarizzata. La rivedo dopo 3 mesi invariata, era Natale, poi dopo Natale ipermenorrea importante, valida, no, ricordate l'ESMIA, non risponde al trattamento, le ho detto vai, operati, sarcoma, e l'abbiamo persa in pochissimi mesi. Quindi per me lì è stata un'allerta,
un'allerta, no, fondamentale allora, parlo di un po' di anni fa, sul fatto del colore e della necrosi. Ecco, io vorrei che andassimo via da qui con questo concetto importante del high color score, generalmente presente, però forse ancora più importante, ce l'ha detto Dorella suo suggerimento anche in questo tuo confronto con Lilla, il grayscale. Il grayscale è questo sospetto di necrosi, quindi di disomogeneità, di irregolarità, che secondo me è l'elemento cruciale. E guardiamo insieme un attimo al futuro. Quindi Dorella ci ha aperto degli spaccati. Luca, credi nella radiomica? Io credo. No. È utile, è interessante dal punto di vista speculativo. Intanto ci dice di più di 300 parametri, quelli che sono rilevanti, perché io ho sintetizzato un po' così per dare qualcosa di nuovo, la best rule, però è l'esperienza di quel poco che la mente umana e l'esperienza personale e i dati che abbiamo in letteratura possono mettere insieme in estrema sintesi. La radiomica è un processo al computer di tantissimi parametri e poi tanti casi. Secondo me è interessante da un punto di vista speculativo. E, di sicuro in questa fase si apre un mondo, un po' come è stato per le masse annessiali 20 anni fa, 25 anni fa, in cui sappiamo, cominciamo a capire qualcosa di più rispetto al passato, sicuramente. Sappiamo che molto non è definibile, sappiamo che ci sono limiti per la biologia delle masse uterine, limiti anche per i patologi, figuriamoci per chi fa diagnostiche per immagini. Ed è molto interessante da un punto di vista clinico la gestione, perché appunto noi non siamo solo dei morfologi, ma dei ginecologi, quindi alla fine dobbiamo decidere che cosa fare se fare qualcosa in questa paziente. È stimolante, direi, di non abbatterci quando abbiamo delle delusioni diagnostiche e considerarci sempre così, di non avere troppe certezze, coltivare i dubbi perché sì, è utile per andare avanti, Dorella, per svilupparsi. Ci hai già espresso il tuo parere nella tua relazione, ma concretamente hai fiducia, secondo te, in una patologia così difficile, così anche... Ho speranza. Scusa, speranza. Speranza che veramente arrivi qualcosa di difficile valutazione, difficile anche per operatori che ne vedono tanti, che sono abituati a valutare, come dire, a dare delle second opinion rispetto a formazioni difficili, quindi non è che vediamo solo il bianco e il nero, ma tendenzialmente, quotidianamente, vediamo tutta la gamma dei grigi, ed è proprio la gamma dei grigi la difficoltà, per cui qualsiasi strumento, anche la scienza, la tecnica, ci possa mettere a disposizione per darci una mano nella distinzione della gamma dei grigi, secondo me ben venga. Il problema sono i numeri. Servono numeri grandi, serve un impegno economico importante, serve tempo, servono persone, cioè è un impegno notevole, sì, ma secondo me da qualche parte può portare. Adesso è presto, adesso siamo in fase puramente speculativa, non lo so, tra 5 anni, 10 anni, probabilmente arriveremo. Non penso che sia solo fantascienza. Sì, io sono d'accordo, anche per me è speranza, e vi devo dire che comincio a crederci veramente, perché soprattutto quando parliamo di... Ho visto come funzionano queste features, sono cose incredibili, nel senso che ti analizzano proprio questi pixel non visibili con i nostri occhi, soprattutto sulla distribuzione. Quindi se noi pensiamo cellule, tessuto, che comunque sta iniziando tutta questa trasformazione a questo aspetto necrotico, la distribuzione è vero che è a leopardo, è molto bizzarra nel sarcoma, però proprio sarà per questa distribuzione strana che forse potremo avere delle informazioni utili. La cosa cruciale, ma secondo me siamo sulla buona strada, è la difficoltà nel fare studi scientifici, come dicevi tu, Dorella. Io, grazie che hai accennato al nostro lavoro, spero quanto prima di potervi dare dei risultati, perché seguire 2000 pazienti in un follow-up di fibromi, capite che è molto impegnativo. Abbiamo finito l'arruolamento a dicembre con 2350 donne, erano tutte le donne che avevano almeno un fibroma di 3 cm, e abbiamo applicato appunto degli algoritmi
e le dobbiamo seguire per 2 anni. Quindi speriamo di potervi dare i risultati di un interim analysis perché la comunità scientifica ce lo chiede. Quindi ci stiamo lavorando per pulire i dati e darvi dei risultati. Ecco, io penso che ci stiamo avviando alla conclusione, quindi mi piacerebbe proprio chiedere a Federica e ad Agnese, che sono un po' più giovani di noi, e soprattutto al professor Vercellini, che ho la grande gioia di vedere ancora qui. Quindi, ecco Paolo, passo a te la parola. Io intanto non posso che farvi veramente i miei complimenti, perché una presentazione di questo genere davvero riempie di informazioni, arricchisce davvero moltissimo. Veramente abbiamo il meglio che il nostro paese può dare su questo aspetto. Vi ringrazio veramente tanto. Peraltro anche oggi eravamo nel picco di ascolto a più di 200 persone collegate, e quindi come se ogni volta il nostro Mangiagalli Journal Club fosse in pratica come un congresso, perché e questa è un'ottima cosa. Io spero veramente che noi continueremo a dare l'opportunità a chiunque da tutto il paese ad ascoltare persone che così chiaramente, in modo così pratico, semplice, diretto, con esempi, con situazioni cliniche, ci portano proprio nella quotidianità, ma con il sapere che voi avete accumulato nei vostri anni e con l'interpretazione che la vostra intellettualità permette. Vi ringrazio veramente tantissimo. Tra parentesi, mi trovo in particolare sintonia con le parole di Luca quando ha detto: noi rischiamo, seguendo tutte queste modificazioni di tutti i fibromi, rischiamo un overtreatment, ma non c'è alcun dubbio. Qualsiasi importante divisione ginecologica vede nella chirurgia per fibromi di gran lunga la prima indicazione chirurgica. Noi effettuiamo annualmente, escluse le isteroscopie, cioè solo interventi laparoscopici o laparotomici, più o meno 500 procedure chirurgiche per fibromi tra isterectomie e miomectomie. È difficile dire quante, nonostante io sia tra i primi, prima linea proprio nella selezione delle pazienti, è difficile dire quante di queste indicazioni che io avallo, io firmo, siano realmente necessarie. Partiamo da diverse considerazioni. Una considerazione molto semplice, molto banale, è che uno non può lottare contro tutti i propri collaboratori. Bisogna trovare una certa mediazione, una via, un certo compromesso. E d'altra parte, abbiamo noi sufficienti evidenze per rigettare o accettare, ad esempio, tutte le indicazioni sulle donne in periodo fertile che necessitano miomectomia? Purtroppo l'evidenza è estremamente scarsa. Ma l'assenza di evidenza non vuol dire evidenza di non effetto, è assenza di evidenza. Quindi in questo momento noi non sappiamo bene in quali circostanze, a parte ovviamente i fibromi sottomucosi, che come dico sempre hanno comunque un'altra indicazione, che sono le menorragie, quindi è molto facile dare indicazioni chirurgiche sulle menorragie. Sui fibromi intramurali sottosierosi le variabili sono così tante, le evidenze sono così limitate, che è un po' difficile dire in quali casi un intervento di miomectomia potrebbe portare a un beneficio e in quali altri invece no. Ma comunque sono certamente in linea con Luca, con le sue considerazioni. Però faccio una domanda a voi tre. Quindi avete parlato in modo estensivo e veramente molto convincente delle potenzialità dell'ecografia.
Noi sappiamo che in alcuni casi ci arrivano già le pazienti arrivano già con una risonanza magnetica, quindi con una indagine di secondo livello basata su alcune anomalie dell'ecografia transvaginale. Ma voi come considerate il ruolo della risonanza magnetica? Vorrei sapere la vostra opinione, cioè dà qualcosa di più? Può essere mirata in alcune circostanze super selezionate? Cosa ne pensate? Chi parte? Dorella, a te. Ma se guardiamo le linee guida della SIGO che ho menzionato, in realtà quando c'è un sospetto all'ecografia, quello che dovrebbe essere chiesto dovrebbe essere la second opinion di un operatore esperto, si spera tale, versus risonanza. Devo dire che da noi arrivano tanti pazienti già con la risonanza. Veramente. E arrivano comunque a chiedere la second opinion anche dopo la risonanza. E devo essere sincera, il più delle volte non considero la risonanza perché non voglio essere influenzata, perché mi ritrovo a volte a dover confutare l'opinione della risonanza. E comunque anche la risonanza è soggettiva, cioè per quanto sia un'indagine radiologica di una certa importanza, dipende anche da chi la legge e da chi la fa. Anche quella è soggettiva, forse un po' meno dell'ecografia, ma è soggettiva. Per cui se non è stata fatta bene, se non è stata interpretata adeguatamente, può portare, può sviare verso delle situazioni e degli overtreatment, e ritorniamo al discorso precedente, che potrebbero non essere necessari. Per cui tendenzialmente a me capita raramente in una situazione di grigio scuro di chiedere a mia volta un conforto, però è sempre un conforto da parte anche di operatori che hanno una certa esperienza, quindi poi diventa veramente un confronto diretto, è un parlarci, non è più soltanto un leggere la loro risonanza. Questo può capitare. Luca? Io ho niente da... diciamo, concordo pienamente con quello che ha detto Dorella, concordo, quindi ha risposto a lei. Per me aggiungerei solo questa piccola cosa, in questi anni di lavoro ho visto pochissime risonanze diagnostiche, fortemente orientative per un sarcoma, ad esempio, e ho invece avuto tantissime risonanze magnetiche, pazienti sono venuti con risonanze magnetiche, dubbie o sospette, e poi con l'ecografia invece il dubbio è stato fugato. È vero che è molto operatore dipendente, se vengono con una risonanza le pazienti la risonanza non la leggo prima di fare l'ecografia. Io anche io confermo esattamente, spero di potervi dare qualche risultato in più dall'analisi di questo studio, perché all'interno di questo nostro studio categorizzavamo le pazienti secondo alcuni criteri come white, green e orange, e a tutte le orange sappiamo che a causa di questo studio abbiamo fatto più interventi di quelli necessari, ma tutte le orange venivano inviate a risonanza e a chirurgia. Quindi anche il radiologo si doveva esprimere sul benigno maligno, ma poi ha raccolto anche dati prospettici oggettivi, quindi sia di diffusione, sia di aree cistiche, sia... quindi vediamo anche questi parametri della risonanza. Ad oggi, come dicevi tu Dorella, è un confronto proprio, ci parliamo e tutti quanti andiamo avanti con... questa valutazione soggettiva basata su vari elementi che abbiamo nel cervello. Sempre allacciandomi alle parole di Luca, allora io faccio una previsione, spero di sbagliarmi. Tra poco arrivano i generac antagonisti, in particolare arriverà il Relugolix, avranno due indicazioni in Europa. Non arriverà l'Elagolix, arriverà l'Ugolix. Avranno due indicazioni, endometriosi e fibromi. Io credo che la gestione dei fibromi sarà rivoluzionata. Non so se in meglio o in peggio. Nel senso che
ci troveremo, voi ecografisti vi troverete in una situazione molto diversa, cioè adesso siete, cioè diciamo voi ecografisti particolarmente esperti, insomma, quindi che effettuate ecografie di altissimo livello, venite chiamati a discriminare le formazioni uterine focalizzandosi sulle pazienti più a rischio per diciamo selezionare le donne da mandare in sala operatoria, ma in un pool di pazienti che comunque sono spinte verso la sala operatoria. Io credo che nel di qualche anno la pressione dell'azienda farmaceutica che proporrà questo farmaco, che indubbiamente credo potrà essere in determinate circostanze estremamente utile, ma come lo sono i generaca agonisti, e non credo che sia la cosa sarà molto diversa, ma spingeranno moltissimo e quindi ci troveremo di fronte la situazione opposta, cioè una enorme numero di pazienti che avranno una diagnosi di fibromi, di fibroma, e che saranno invitate a non operarsi, quindi a evitare la sala operatoria. Io prevedo un crollo di indicazioni di miomectomie e isterectomie e un enorme aumento invece dell'uso di questa classe di farmaci. Voi sarete chiamati a un compito altrettanto impegnativo, di altrettanta responsabilità, perché in questo enorme numero di donne, sicuramente, se l'FDA ha ragione, sicuramente qualche sarcoma o altro tumore maligno uterino sicuramente capita. Quindi, come i numeri forniti dall'FDA qualche anno fa avevano creato una situazione piuttosto ansiogena ai chirurghi, tutto il problema della macellazione e via dicendo, adesso quando cambierà totalmente l'approccio terapeutico, come ci dovremo comportare? Allora, questi numeri non contano più? È stato affrontato da voi questo problema, è stato toccato marginalmente, ma comunque che faremo? Cioè, adesso il problema dei sarcomi non esisterà più? Tutte queste donne potranno essere trattate con questi farmaci? Teniamo conto che io prevedo che l'uso sarà estensivo, ci sarà un uso anche in termini di prevenzione terziaria, cioè non far peggiorare la situazione. Adesso c'è un fibroma di 3 centimetri, quindi bisogna iniziare i trattamenti prima che diventi di 6 o di 7, poi si debba per forza operare, via dicendo. Cioè, io credo che sarà veramente uno tsunami. Poi posso sbagliarmi, molto dipenderà poi dal prezzo di arrivo di questi farmaci, dalla copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale, lo vedremo, ecco, ma eventualmente i limiti saranno lì. Ma ci avete mai pensato? E se ci pensate adesso, come vi porrete nei confronti di questa situazione che sarà completamente mutata probabilmente, che quindi ci sarà una tendenza a non operare, non a operare, esattamente la tendenza opposta. Cambierà il vostro ruolo? Ma noi un pochino ci siamo già posti, almeno io mi ritrovo in questa frontiera, perché noi abbiamo esperienza in questi anni tante volte di embolizzare o meno, per esempio, e anche lì embolizzi e ti sfugge il sarcoma. Fai l'AIFU, noi personalmente non lo stiamo ancora facendo, l'AIFU e ti sfugge il sarcoma. Quindi è una sfida aperta che secondo me abbiamo affrontato troppo poco, e io, poi chiudo, come vorrei affrontarla? Vorrei affrontarla con progetti scientifici. Prima abbiamo avuto la domanda del collega di Federico che ci chiedeva la riduzione volumetrica al trattamento con analogo, può essere rassicurante sulla benignità? Dovremmo avere il coraggio di fare alcuni studi che, come tutti sappiamo, sono troppo, troppo difficili. Quindi continueremo a combattere, siamo sul fronte. Passo la parola. Vai Luca. È quello che è venuto quando avevamo a disposizione l'ESMIA, che secondo me era un buon farmaco e per motivi complessi poi è stato
ha fatto la fine che ha fatto, Lulipristal, scusate. E, chiaro che lì, anche per decidere una gestione conservativa o farmacologica, è cruciale una buona ecografia. Spero che non ci sia, cioè spero che lo scenario dipinto dal professore non si realizzi, perché significherebbe un overtreatment di tutti i fibromi. Immagino anch'io qualcuno che dica: ma c'è un fibroma di 4 cm, ti do l'antagonista perché così non diventa di 8. Ma in realtà sappiamo che quello che sappiamo della crescita è che la crescita non è lineare, non tutti crescono uguali, eccetera. Sarebbe un costo economico, sociale, sanitario ingestibile, considerato per una condizione, non diciamo una patologia, che ha una prevalenza fino anche al 70% della popolazione femminile. Se è vero che fino al 70% delle donne ha un fibroma, se è vero che non tutti i fibromi vengono neanche diagnosticati, insomma è una condizione così comune che nella stragrande maggioranza dei casi fa parte dell'invecchiamento dell'organo e non è da considerare una patologia, e attribuire un sintomo alla presenza del fibroma è già molto difficile. Spero che col tempo la classe medica divenga sempre più saggia e quindi che faccia buon uso di quest'arma qui. Luca, prima che intervenisse l'EMA, per l'ulipristal acetato era stata proposta la prevenzione primaria nelle figlie di donne e sorelle di donne con fibromi. Non so se rendiamo... Tutte praticamente. E non è... Sì, no. E non è che l'ulipristal costasse meno dei generac agonisti, eh? Poi uno può avere l'opinione che fosse un buon farmaco o meno, eccetera, ma comunque il costo quello era. Sì, no, ho sentito che è stato proposto, poi... Ma è chiaro che ci sarà sicuramente chi proporrà anche gli antagonisti per la prevenzione primaria, cioè se qualcuno si spingerà, del resto business is business. Noi facciamo questo lavoro per passione, quindi. No, ma quello voglio dire, cioè, quindi adesso parliamoci chiaro, tutta l'attenzione, ditemi se sbaglio, ma questa attenzione sui sarcomi, sui tumori uterini maligni, è saltata fuori dopo il 2013, dopo il 2014, con il famoso caso dell'anestesista di Boston, che è stata portata alla luce dal marito cardiologo. Da lì poi è partito tutto. Ma prima di allora il problema non era così sentito, cioè è partito da lì il tutto. Cioè, quindi, sbaglio? No, è corretto, ma anche per la diagnosi mi sto chiedendo se non ci fosse stato quel caso, avremmo fatto lo stesso questo percorso? La risposta è sì, perché abbiamo iniziato prima con le masse ovariche, io penso che ci saremmo avviate, almeno per quanto riguarda noi, quanto riguarda il nostro gruppo internazionale di diagnostica. Che ne pensate, Dorella, Luca? Secondo me saremmo andati avanti, non l'abbiamo potuto affrontare nel 2000 perché ancora non avevamo questa rete. No, poi è più complesso che per le masse ovariche, è molto più complesso, cioè nel senso che per le masse ovariche siamo più bravi, più facile dire se benigno o maligno, pur con i problemi che ci sono, insomma è molto più facile. Nelle masse uterine abbiamo anche questa dicotomia, cioè i miomi sono estremamente comuni, i sarcomi molto rari, per cui mettere insieme degli studi in cui si valutano i sarcomi è complesso per la loro rarità. Capito? Per i massi ovari che è stato più semplice, però credo anch'io che saremmo andati verso questa frontiera, che adesso è questo è quello che è interessante, non è più la diagnosi del dermoide. E poi comporta problemi di gestione. Sulla gestione, l'evento del 2013 e il warning del 2014 è stato un po' scoperchiare il vaso di Pandora, e quello è il problema della gestione, perché tra l'altro si potrebbe dire molto, ecco, però è dimostrato come allora lo shift verso isterectomie, il maggior numero di isterectomie rispetto a miomectomie, il maggior numero di laparotomie rispetto alla laparoscopia ha comportato un aumento della morbidità e anche della mortalità, perché si è spostati verso interventi più invasivi e più demolitivi. Quindi siamo ancora, questo, cioè, in evoluzione. Quello ha condizionato molto la gestione chirurgica delle pazienti, più che l'aspetto della diagnosi.
diagnosi, no? Però ripeto, cioè, per tornare al discorso degli antagonisti, credo che a maggior ragione il ruolo dell'ecografia, di una buona ecografia nella selezione delle pazienti candidate a una terapia medica sarà ancora più importante. O no? Cosa ne pensate? Se posso aggiungere solo un attimo, da mio punto di vista, la valutazione di questi pazienti, e noi l'embolizzazione, l'AIFO l'abbiamo fatto per qualche anno, quindi le pazienti venivano accuratamente selezionate prima di accedere a queste modalità di trattamento. L'AIFO non lo facciamo più, l'embolizzazione viene fatta ancora, ma per scelte non legate alla procedura in sé. Comunque è andata così. Ma anche adesso, con l'arrivo dei nuovi farmaci, ancora una volta spetta a noi medici, classe medica diciamo con una certa esperienza, spetta a un professor Vercellini, spetta a una professoressa Testa o chi si occupa comunque di questa problematica, dare delle indicazioni, comunicare delle indicazioni, evitare che si arrivi veramente a una prevenzione primaria con questi farmaci assurda. E ve lo dico perché mi è capitato pazienti che me la chiedevano, quindi vuol dire che qualcuno gliel'ha detto, e certo non noi. Dicevo, no, non posso darle questo farmaco per prevenire la crescita del suo fibroma, i fibromi poi di piccole dimensioni. Ecco, sono curioso di vedere, nel senso, allora... Sì, è possibile che certamente questo percorso ecografico sarebbe avvenuto comunque indipendentemente da quello che c'è stato sulla morcellazione, può essere molto probabile. Però diciamo, io vedo le sequenze, insomma, questa estrema attenzione che ha portato all'accurata definizione delle masse uterine che voi oggi avete brillantissimamente spiegato, alla fine decolla proprio, non che prima non ci fosse, ma comunque decolla con quel problema chirurgico, e quindi con l'enfatizzazione di queste della possibilità di sarcomi e neoplasie maligne uterine. Sono curioso adesso che arriveranno appunto i generi antagonisti, cioè il senso del mio intervento era questo: sono curioso di vedere se la stessa enfasi rimarrà quando su questo specifico punto, ripeto, certamente posso sbagliarmi, ma mi immagino che ci sarà una decisa sterzata verso i trattamenti conservativi, quindi lontano dalla chirurgia, perché l'ulipristal accettato ha incappato nel problema dell'epatotossicità, che è un problema che comunque è un problema di classe di farmaci, cioè teniamo conto che questi farmaci comunque, come tutti i farmaci sintomatici, se devono essere impiegati, a lungo tempo. Ma prima che saltasse fuori questa faccenda, quasi 1 milione di donne in Europa erano già state trattate, più di 700.000. Poi se ci mettiamo in tutte le altre negli altri continenti, quindi la spinta era veramente fortissima in questo senso, e poi è arrivata questo problema dell'epatotossicità. Io non credo che i generi antagonisti avranno questi problemi, questi gravi, questi problemi, insomma, quindi credo che, non lo so, non penso che ci saranno altri inciampi di questo tipo, ecco, e se non ci saranno, probabilmente la progressione dell'uso di questi farmaci sarà più o meno sovrapponibile a quella che era stata per l'ulipristal acetato. E quindi sarò veramente curioso se nei congressi, seminari, webinars, linee guida che dovranno uscire, ci sarà se l'FDA porrà altrettanta attenzione a questo aspetto come la posta quando c'è stato il problema della morcellazione, specialmente nelle donne in età più avanzata, verso la menopausa, che sono quelle più a rischio, ma che sono anche quelle che generalmente hanno più bisogno di questi trattamenti. Comunque io, siccome abbiamo ampiamente superato il limite, ma questo è un ottimo segno, vuol dire che siamo tutti interessati a parlare di queste cose, che alla fine è un impegno, ma che ci divertiamo anche, insomma, e che ci sono tante persone che hanno possibilità di ascoltarvi.
Però colgo l'occasione per dare appuntamento a tutti non a sabato prossimo, ma a sabato 26 febbraio. Avremo questa volta un argomento di tipo ostetrico, disordini ipertensivi in gravidanza e salute cardiovascolare della donna. Avremo come relatori il professor Christopher Lees dell'Imperial College of London, la dottoressa Daniela Di Martino della nostra Mangiagalli e la dottoressa Veronica Giorgione del St. George Hospital della University of London. Quindi panel internazionale e vi ringrazio veramente, vi ringrazio molto perché sapete, il vostro quello che voi fate per il Mangiagalli Journal Club è un po' quello che i reviewer fanno per le riviste, lavorano gratuitamente. Danno tutto il loro sapere in modo gratuito e davvero vi ringrazio tantissimo per questo, molto molto apprezzato, proprio anche oggi delle presentazioni davvero utilissime. Non posso che ringraziare sempre Federica Ottolini, che vedo qui in linea, Agnese Donati, Carlotta Caia, che sono un po' i pilastri della nostra organizzazione, a cui si è aggiunta Camilla Merli ultimamente e che prossimamente vedremo in azione. E vi do appuntamento quindi al prossimo sabato. Vi auguro un buon pomeriggio e un buon weekend. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, grazie a voi. Arrivederci, grazie.